ma che alla concretezza non può e non deve esserci alternativa. E coi passi misurati, anche con la moderazione dell'innovazione, si può e si deve costruire consenso, e quella è la condizione perché in un paese destrutturato ricrescano fiducia, senso di responsabilità e riorganizzazione del bene comune. Forse scelte più tecniche, ma anche la visione dei lavoratori dal punto di vista di quel punto di confine dove si trovava, perché spesso è un elemento che quando si progetta nella prospettiva della sostenibilità economica, della sostenibilità ambientale, della sostenibilità sociale all'esterno, ma non all'interno, come l'elemento del lavoro. I lavoratori come risorsa importante allo sviluppo. Passerà la parola a Domenico Scamardella, così ci presenta l'esempio del quadrifoglio, la visione sulle raccolte. Sì, sì. Se hai le slide, puoi inserire. In un bacino di circa 700.000 abitanti che comprende la città di Firenze e che al suo interno ha un territorio molto complesso e variegato. Anche noi come azienda siamo stati spinti dalla necessità e dalle spinte esterne ad aumentare le raccolte differenziate. La differenza un po' con le aziende di dimensione un po' più piccola, abbiamo sempre cercato di tenere in mente quale fosse il sistema complesso che c'è dietro la gestione dei rifiuti, perché siamo in qualche modo anche dentro le filiere che si preoccupano del recupero dei materiali, sia per quanto riguarda la filiera del plastico e del vetro, sia per quello che riguarda la filiera del compost o dell'ammendante compostabile. Stiamo per entrare in quella del recupero energetico se riusciremo a costruire il nostro impianto di termovalorizzazione. Quindi ogni intervento che è stato fatto partendo proprio da questo principio. Il territorio è così composto, come vedete è molto vasto, c'è una zona che è la zona fiorentina, che conoscono tutti, una zona industriale molto infrastrutturata con industrie anche importanti, e la zona del Chianti, che invece è una zona rurale dove sono presenti insediamenti di tipo più rurale, e anche lì con un forte impatto turistico. Abbiamo cominciato un progetto nel 2008, ho fatto questo richiamo perché nel 2008 la crisi era qualcosa di abbastanza lontano, si cominciava a percepire che c'era qualcosa che stava succedendo nel mondo, ma che poi fosse o che potesse diventare quello che è diventato, diciamo, in pochi analisti lo avevano previsto. Per cui il nostro progetto è un progetto che ha avuto un respiro di circa 5 anni. Attualmente abbiamo una realtà che sulle 400.000 tonnellate di rifiuti raccolti, ad oggi sulle circa 700.000 abitanti residenti, ha una performance del 48-64 di raccolta differenziata, molto legata alle performance del Comune di Firenze. Il Comune di Firenze ha un'incidenza di turismo molto molto importante. Io vi ho preparato un po' di numeri qua per farvi capire. Gli ultimi andamenti statistici ci dicono che a Firenze ci sono circa 7 milioni di turisti di presenza giornaliere, con una media di abitanti, come se questi 7 milioni fossero residenti, di circa 20.000 abitanti. E questi sono solo quelli che in qualche modo sono residenti, gli alberghi, sono quelli regolari, tra virgolette. Con questo tipo di
problema. Noi abbiamo affrontato la raccolta nelle due parti principali della città e ci siamo posti il problema di raccogliere le circa 40.000 tonnellate di rifiuti che provengono dai circa 4 km quadri del centro UNESCO. E ho fatto anche la produzione specifica, circa 1.300.000 abitanti, chiaramente quelli sono i poveri abitanti residenti. Ci sono numeri ancora più grandi nel pezzettino di area di 0,3 km quadrati che noi chiamiamo Castro Romano, che invece ha una produzione all'abitante, sempre poverini gli abitanti, 4.200 kg all'abitante. Come raccogliere questi rifiuti e fare anche la raccolta differenziata, perché qui ci sono delle produzioni importanti che mal si collimano con la raccolta differenziata. Abbiamo scelto il sistema in questa zona delle contenitori interrati con una tecnologia semplice che non necessitava di grossi investimenti di infrastruttura. Questa tecnologia non ha bisogno di allacci elettrici e cose del genere, qui i lavori si complicano. Non andiamo tantissimo in profondità, quindi anche la parte archeologica è stata guardata, e anzi quelli più contenti di questo intervento nella città di Firenze sono stati proprio gli archeologi, perché noi abbiamo finanziato gli scavi e stiamo continuando a finanziare gli scavi che altrimenti erano bloccati da anni perché non c'erano fondi. Agli archeologi interessa sapere cosa c'è sotto, non cosa portare alla luce. E quindi noi, siccome è obbligatoria la sorveglianza archeologica, sono stati fatti importanti ritrovamenti in una zona dove si pensava di sapere già tutto. Ci stiamo allargando, prevediamo di fare 90 postazioni di questo genere, ne abbiamo realizzate già 35, e nell'area, siccome le postazioni non raccolgono solo rifiuti differenziati, ma facciamo la raccolta differenziata con questi contenitori, abbiamo già superato il 65%. Quindi quest'area qui è un'area per noi franca rispetto al 48% di media che ha la città di Firenze. Questo per darvi un'idea di come si trasforma la città con queste postazioni interrate. Poi abbiamo la periferia. Nella periferia siamo intervenuti con un altro modello, perché non si può, a nostro avviso, in situazioni complesse affrontare in maniera semplicistica il problema della raccolta. Ogni situazione ha bisogno di un'analisi urbanistica, economica, sociologica, e quindi ogni modello va tarato su quello che poi sono le aspettative di chi userà. E quindi abbiamo scelto in periferia di migliorare, di ammodernizzare la raccolta stradale con il sistema del controllo volumetrico. Penso che lo conosciate, non abbiamo inventato nulla. L'abbiamo inserito in una trasformazione anche tecnologica, perché abbiamo utilizzato una tecnologia analoga a quella delle stazioni interrate, e quindi abbiamo spostato sulla parte stradale quello che era la tecnologia invece che consentiva flessibilità anche sull'installazione dei contenitori. Questo è il contenitore che abbiamo individuato. Chiaramente questo ci avvicina al concetto anche della tariffa puntuale, perché i contenitori con questo tipo di calotta riescono a seguire il comportamento dei cittadini. I cittadini allora hanno questa chiave elettronica e con loro conferimento si accreditano sul sistema, che poi è nei nostri sistemi, è collegato direttamente con gli archivi TARES. Al momento nessuno ci chiede di trasformare la tariffa in tariffa puntuale, anche perché non si sa neanche che cosa diventerà la tariffa, la TARES, l'ISTAX, un giorno cambia nome e forma, però il sistema è attrezzato. Siamo intervenuti su un'area pilota molto complessa, dove c'erano infrastrutture, tanta residenza, un pezzo di università, e viabilità scarsa, e abbiamo ridotto il numero delle postazioni e siamo passati da un 37% di raccolta differenziata, che è più o meno la media, intorno al 40% quello della raccolta stradale, al performance del 75%, con al momento 22 settimane di lavoro e con una media dei conferimenti osservata con l'analisi dei chiavetti di circa un conferimento ogni 7 giorni, che è più o meno quello che noi proponiamo ai nostri porta a porta, quello di fare quando si fa il porta a porta nei nostri calendari, c'è cioè un conferimento a settimana del porta a porta. Abbiamo avuto una riduzione importante del pro capite, che era l'altro effetto collaterale che ci aspettavamo, senza rinunciare a intercettare tutti quelli che erano i rifiuti propri della zona, quindi non abbiamo non raccolto rifiuti dei commercianti, della piccola distribuzione e così via.
non abbiamo raccolto flussi impropri che normalmente vanno a caricare la realtà della raccolta stradale. Nei prossimi mesi avremo interventi ulteriori sulla zona di Firenze, però non ci siamo fermati perché abbiamo diffuso questo sistema non solo in un'area altamente urbanizzata, ma in aree analoghe, altamente urbanizzate, anche della provincia invece più rurale, che è quella del Chianti ed è quella della zona invece a nord di Firenze, diversificando i modelli e quindi facendo proponendo alle amministrazioni modelli affiancati, simili, con tecnologie diverse, con l'obiettivo di conseguire due risultati: uno, aumentare la raccolta differenziale, e l'altro, tenere costante, se non diminuire, il costo complessivo della raccolta e spostare quei soldi tutti su o interventi di spazzamento o servizi accessori. I comuni adesso non possono più tagliare l'erba, non possono più ammazzare le zanzare, non possono più fare queste cose di cui prima si occupavano, le possono caricare sulla tariffa e quindi a parità di tariffa si stanno spostando queste voci sulla tariffa mantenendo costanti i costi della raccolta, aumentando nonostante le raccolte differenziate. Questo è un po' quello del futuro. Attualmente noi abbiamo sulle raccolte differenziate una varietà di modalità di raccolta, cioè porta a porta, le micro raccolte, i centri di raccolta, le grandi utenze, la raccolta sarà di prossimità. Sulla raccolta stradale invece siamo essenzialmente con raccolta stradale e raccolta stradale a controllo volumetrico, che è un po' di porta a porta di prossimità nelle aree industriali. Ci siamo spostati invece nelle aree limitrofe, non abbiamo cambiato la struttura della raccolta stradale, come invece abbiamo fatto su Firenze, facendo un investimento anche, diciamo, di migliorare l'estetica di quelli che erano anche i contenitori, per farli accettare alla cittadinanza e per accoppiare al cambiamento tecnologico un cambiamento anche estetico di impostazione. E nella parte invece della periferia, dove abbiamo interessato circa 19.000 abitanti per 8.500 utenti, anche lì abbiamo avuto delle performance molto molto interessanti. Come vedete, anche nelle zone in cui siamo arrivati con questo sistema siamo quasi arrivati al 65%. Qui abbiamo meno settimane perché siamo partiti subito dopo l'area di Firenze, perché abbiamo inteso fare la prima sperimentazione, quella importante, quella zona più difficile, che era quella fiorentina della città. E siamo andati anche nella periferia nord e allo stesso modo si confermano quelli che sono i risultati. E quindi siamo arrivati a questa conclusione, per il momento, perché poi non c'è niente di assoluto, che nella nostra progettazione, quando ci troviamo di fronte ad un'area di elevata urbanizzazione, a priori, questa è una scelta a prioristica, scartiamo sempre il porta a porta e laddove c'è una viabilità decente, scegliamo la raccolta stradale essenzialmente col controllo volumetrico. Con tutte le frazioni stiamo inserendo anche il vetro monomateriale perché c'è un progetto con la Regione Toscana che sta spingendo per togliere dal multimateriale il vetro e raccogliere il leggero. Nei centri storici invece, in tutti i centri storici, quindi per un discorso più di impostazione anche sociale, più che di natura tecnica, si va con o il porta a porta o dove ci sono le condizioni per poter fare un investimento un po' superiore con le postazioni interrate. Tenete presente che postazioni interrate, controllo volumetrico, vuol dire investimenti, vuol dire tecnologia, vuol dire rendere le aziende padrone di quello che fanno. Il porta a porta abbassa un po' il livello di quelli che sono anche la manodopera. Qui occorrono autisti specializzati, con porta a porta servono personale di un livello più basso e di professionalità più bassa. Nelle aree collinari dove ci sono pochi rifiuti andiamo a raccoglierli porta a porta con sistemi di prossimità analoghi. In tutte le aree industriali, senza rinunciare all'assimilazione dei materiali simili, lo dico in modo che sia chiaro, abbiamo fatto i porta a porta industriali, perché in quel caso lì il porta a porta non vuol dire raccogliere pochi rifiuti, vuol dire raccogliere tutti i rifiuti che ci sono in maniera estremamente differenziata. E dal tessuto industriale, speriamo che riparta, perché ci sono, c'è una crisi importante, non esistono scarti che non possono essere valorizzati. E quasi tutti gli scarti, che sono simili a quelli domestici, possono andare tranquillamente nella stessa filiera di quelli domestici. Cioè il cartone che viene da una
da un magazzino non è diverso dal cartone che si produce in un'abitazione, è lo stesso, è semplicemente la metodica con cui va raccolto è diversa, ma non è un cartone diverso. Quindi da finire, se noi siamo proprietari delle piattaforme, così come la plastica, se siamo proprietari delle piattaforme, così come l'organico per le mezze industriali, non vedo perché dobbiamo tenere fuori da questo tipo di raccolta quelli che sono materiali simili solo in quantità maggiore, che anzi per la loro purezza arricchiscono la qualità del materiale. E poi ci sono servizi diffusi, che più ampiamente, che si adeguano alle esigenze del territorio, quindi la raccolta degli ingombranti con un servizio gratuito, ecotappi, micro raccolti per gli elettrodomestici, per l'olio, dimostrazioni, centri di raccolta, e chi più ampiamente. Qui qua vado abbastanza veloce perché non mi voglio ripetere. Questo è il dato dei primi 8 mesi con tutti questi servizi attivi. Quello che avete visto prima era il dato del 2012. Abbiamo già fatto 5 punti di raccolta differenziata in più, con una riduzione dei rifiuti praticamente inesistente, lo 0,45. Cosa vuol dire questo? Per i tecnici questo è un numero chiaro. Si sono spostati. I rifiuti si sono spostati e sono stati differenziati, con un aumento del 15% dell'organico e del 13% del multimateriale, dove c'è plastica e altre frazioni simili. La carta, che è storicamente un materiale che è sempre stato raccolto, soprattutto nel nostro territorio, non ha subito nessun tipo di influenza. Sulla qualità dei materiali siamo rimasti in sismo. Tutta la qualità, perché mi sembra importante darlo come dato. Sull'organico siamo rimasti sul 10% di materiale non compostabile come percentuale di interesse. Su molti siamo sotto il 15%, che è il target che ci consente di inserire molti materiali all'interno della raccolta differenziale e di far viaggiare l'impianto della Revet, che ha bisogno di tanto materiale. Per di più, con il nostro impianto della Revet, non so se l'avete mai sentito, stiamo lavorando a progetti importanti proprio per recuperare quella parte delle plastiche, che sono le plastiche eterogenee, che i consorzi di fiera fanno fatica o non vogliono, diciamo, digerire nel loro sistema. Perciò vi dico che situazioni complesse molto spesso sono legate anche al fatto che in realtà un po' più grandi hanno le filiere di proprietà o comunque partecipate, quindi è la filiera che chiede il materiale. L'organico aumentato, noi abbiamo una ditta che ci commercializza ammendante compostato misto, nel 2012 ha commercializzato 15.000 tonnellate di ammendante compostato misto sul complesso delle raccolte che noi abbiamo fatto, altrimenti sarebbe inutile raccogliere l'organico, non ci fosse commercializzazione. Una bella borsa. Grazie. Come mi ha citato come vecchio, come sono, ricordo, no. Io mi iscrissi nella raccolta differenziata al Self Pollution del 74, spiegando l'esperienza di Modena che aveva iniziato la raccolta differenziata il 1 novembre 73, dopo la guerra del Kippur, per intenderci. Quindi pensando che forse bisognava cambiare sistema, abbiamo cominciato a fare la raccolta differenziata con sacchi craft di carta, 3-4 fogli, e stava in piedi da solo, quindi non c'era bisogno del trespolo, e facevamo la raccolta di tutto il secco, e con una raccolta bio trisettimanale o unisettimanale, non so, 7, a secondo dell'utenza condominiale o dei vari tipi di utenze. Non voglio star qui a parlare di storia, se no c'è tanta gente che è nata molti anni dopo. Per cui arriviamo oggi. Oggi siamo che dovremmo, senza fare, io sono assentato, l'ho detto anche ieri nel mio intervento, parlando di tutti i costi, e come incidono i costi della gestione degli impianti ausiliari, degli impianti principali, dei servizi a monte, alla fine che tu abbia avuto in appalto il servizio, l'abbia avuto come assegnato, devi pensare almeno a 7-8 anni, per cui avere l'adeguamento automatico in funzione di altre sentenze adottate anche dalla stessa Consiglio di Stato.
Oggi dovremmo fare 65 al metro, dopo 31,5 e 35. Teniamo conto, per esempio, l'Emilia Romagna, ho visto ieri la tabella, ha prodotto 647 kg di abitanti l'anno scorso, se mi ricordo bene. Tenete conto che con una quantità tale, che vuol dire quasi 2 kg giorno, incide mediamente il 60% di vero produzione domestica e il resto è in funzione di come vengono considerate le attività economiche a qualsiasi livello, dallo studio professionale o anche la produzione dei rifiuti soggetti a tassa, e quindi c'è questo altro 40-50% delle attività economiche in secondo le varie località, visto che l'Italia ha una disgraziata latitudine, e praticamente ci sono variegati sistemi di trattamento. Questo cosa vuol dire? Se io ho la produzione il 30% di organico, il 30% di cellulosico, il 15% di plastica, l'8% di vetro, il 5% di metalli ferrosi e rame, e il resto più qualche patata, eccetera, eccetera, devo sapere che facendo la raccolta differenziata al 65 ho il 35. Siccome è molto importante sapere come trattiamo il biodegradabile, sappiamo che dei 647 kg, ok, il biodegradabile è il 66%. Cosa vuol dire? 30% l'organico. Vado a Spagna, mica faccio il farmacista. 30% il cellulosico, 6% tra legno e vestiti acrilici, non acrilici. Succede che quando vado a fare l'analisi del restante mi trovo 12% di organico, quindi è biodegradabile, e un 19% di cellulosico, quindi un 30%. 30 contro il potenziale all'inizio 66. Quindi siccome in illo tempore fu fatta anche la legge 33 sulle discariche, che è una successiva previsione di fare il fondo, noi lo chiamavamo 40 anni fa, quando avevamo già istituito il post mortem PM, o la pensione, perché uno muore la discarica ma vive, per cui è la sua pensione, che bisogna mettere via prima, e questo è un po' il concetto, no? Però bisogna andare anche a rivedere, a mio modo di vedere, se ho solo il 30 del potenziale 66, tutti i piani fatti per la gestione della GPO, se sono stati previsti, al di là della degradazione naturale e per i costi di captazione e trattamento del percolato e per la captazione del biogas, quanti anni prima, avendo solo la quantità che è il 35%, può anche terminare e fare acqua pulita e finire il gas. Cioè fa tanto gas la discarica, meno di una mandria, ecco, di mucche, ecco, per capirci. E quindi c'è anche da rivedere questo aspetto, che non è indifferente. Perché sapete che ogni regione poi, come al solito, 20 regioni, 20 stati, ognuno delibera da una parte qualche materia diventa rifiuto, l'altro diventa materia, cioè è un po' difficile, poi parliamo di concorrenza, quando si parte da livelli diversi di partenza la concorrenza fa ridere. Comunque, ma diciamo 65, sentivo l'amico parlare l'80, ma abbiamo dei posti, se non legge un po' di cose, che è al 10%. Allora, quando noi ragioniamo in questi consessi, ragioniamo sul 65, sulla media di Trilussa, o facciamo dei scenari per le varie realtà operative che sono nel paese? Prima domanda che faccio a voi, tu hai parlato di arrivare al 101, 102, 102 ho capito. Sai, ecco là. Dicevo, quindi un altro confine molto importante, se no
usciamo dallo schema. Dobbiamo, almeno credo, questa è la sede per parlare dei rifiuti urbani, quindi rifiuti soggetti a tassa. Ho detto ieri nel mio intervento che dire che se guardo il volume che do a disposizione dell'utente posso fare la cosiddetta puntuale tariffa, io dico che la tariffa si fa con il consumo in kilowattora dell'energia elettrica vera, quanto ne ha fatta, come i metri cubi, il gas e l'acqua, che non è certo il rifiuto. La variegata, non solo la variegata realtà di tutti i giorni, anche altri, mi si dice che abbiano già, l'anno scorso ad esempio, trovati nuovi prodotti, 3-4 mila prodotti, non so, io sono solo spazzino, 3-4 mila prodotti di nuova sintesi, che comunque saranno i futuri rifiuti. E non so cosa succederà quando la terra è sottoterra e al limite se uso altri sistemi so già quanto sto inquinando, quanto meno. La privativa quindi è su questo. Quindi anche ho detto ieri velocemente, lo richiamo velocemente, se io faccio un impianto che mi tocca fare perché sono nel ciclo dei rifiuti urbani, è pacifico che lo devo fare. Ma se vado nei rifiuti o vado a valorizzare delle frazioni soggette a prezzi di mercato o anche a prezzi dei consorzi dell'amico Lomi, che arriva adesso, ieri non c'eri, adesso non ci sei, ieri ti ho cercato per farti la lotta, poi non c'eri, adesso ho fare un'intervista sui CSS. Ah, era un'altra novità, sui 120 tipi di CSS, sui 120 tipi ho sentito ieri. Comunque, no. 100? No? No, almeno 9. No, 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 si rini, ma adesso sono 100 e 8, volendo. C'è un po' di fantasia, logicamente. Quindi la privativa mi ha che tenere conto, perché se io faccio non so, una valorizzazione, piano 3-4 milioni e poi salta fuori che c'è il vuoto a rendere, cosa ho fatto? Cioè il privato è un'area al limite, il pubblico viene fuori a qualcuno, lo facevo a tutti, cioè non è forse una scusa che viene presa, però c'è sempre la diatriba, raccolta stradale, raccolta porta a porta, raccolta mista, orizzontale, verticale, obliqua, cioè tutti abbiamo inventato qualcosa. Però siccome andiamo incontro e verrà finalmente, ma sarà molto difficile che avvenga presto, io credo credo che non ci sarò, perché è così, è naturale. No, il discorso di fondo, ecco, dobbiamo andare verso i costi standard, no? Per cui i costi standard si ferma a una cosa squisitamente economica. Noi come gestori di servizi del particolare, del locale, del comune, dell'ato, del suato, quello che volete, la configurazione istituzionale che volete e conseguentemente territoriale. Lì noi dobbiamo pensare a delle, non solo, cioè lì pensiamo solo al conto economico, ma il sistema paese vorrei pensare anche al sistema di inquinamento che uso, quello che uso, e il sistema di, per esempio, produzione del CO2. Ieri l'amico Di Maria dell'Università di Perugia ha fatto presente che la raccolta differenziata con la moltiplicità eccetera eccetera dei bilanci di CO2, ma soprattutto anche del consumo di energia, molto importanti agli effetti del conferimento. Allora, ci fermiamo solo a vedere quello che costa di più o di meno, o guardiamo tutti i bilanci, anche se fossimo la piccola nazione del tuo consorzio, non so meglio di te, ma non sei tu, ti fermi lì, oppure se questo è somme, faccio la somma algebrica, cosa ho come sistema paese in funzione di consumo di energia, ma non per il camion che va a nafta
consumi energia per tutta la struttura che uno usa a consumo o a uso pluriennale. Vabbè, è molto velocemente. La raccolta differenziata porta a porta, da alcuni dati per capirci di cosa stiamo parlando. Porta a porta, non so, mediamente con una frequenza almeno una volta alla settimana delle varie frazioni o due o tre per quanto riguarda l'organico, quindi una raccolta differenziata stradale, quindi con territorio del 1100 per l'organico, da 2000, da 3002 o 2004 eccetera eccetera per le varie frazioni, perché Valencia, anche a me piacerebbe fare come facevamo nel 74, tutta la frazione secca, dice la norma che deve essere monofrazione, non dice che deve essere plurifrazione, anche se poi ognuno di noi inventa i vari sistemi. Il discorso di fondo è, in questo caso abbiamo presente nel cellulosico, abbiamo, possiamo avere 70-80 kg a abitante anno, 90. E l'organico anche lì circa quella foto lì, il vetro un pochino, perché il vetro ci si disfa comunque, non è i camonti del porta a porta, porta qualche doppio come quantità, però non parliamo mai, soprattutto i politici fanno il bello alla televisione o sul giornale, noi siamo 70, no 80, no 90, ma io seguo delle aziende dove fanno pulizia della pratica, si trovano dal 30-40% di sorpalli, cioè su 42.000 tonnellate 18.000 vanno in discarica. Quindi qui al nord, non parlo al sud, quindi bisogna che i conti che non siano marchesi, cioè che devono essere conti, devono tornare. Okay? L'ultima cosa. Ho detto ieri anche i costi generali, nel 2011 secondo il MUD e quindi l'ISPRA abbiamo speso nel settore 9 miliardi e 600 milioni. Di questi 6 miliardi e 600 milioni, 4 miliardi e rotti per gli indifferenziati, 2 miliardi e rotti per i differenziati, più lo spazzamento 1 miliardo e 2, più i costi comuni 1 miliardo rotti, più gli ammortamenti dei cespiti con i relativi interessi di conto per 408 milioni. Ma riclassificando il tutto, salta fuori innanzitutto questa discrepanza, cioè che un terzo è per la raccolta differenziata e due terzi per la raccolta degli indifferenziati. Salta fuori anche che il 78% è raccolta dei 9 miliardi, riclassificando, cioè ripercentualizzando ammortamenti eccetera eccetera, e l'altra è il 20% circa, quindi vuol dire che con la terminologia moderna della TARES, che si chiamava RES, che prima si chiamava tutto quel che volete, che poi TARI, adesso vediamo come si chiamerà quando saremo al dunque vero, che praticamente abbiamo che l'80% dovrebbe essere coperto dalla tassa e il 20 dovrebbe entrare per me nei costi per servizi indivisibili. Tenete conto proprio questa evoluzione. In 10 anni il costo abitante anno sempre per i servizi è aumentato del 70%. Il costo anno per tonnellata è solo del 40%. Quindi vuol dire che i servizi sono costati di più e la tonnellata di meno, ma non perché giustamente sono state smaltite di meno quei vecchi sistemi, però, e qui volevo litigare con lui, tu lui dirà di no, anzi, se uno legge i ronchi e sequenze, c'è un politichese bellissimo a leggere tra le righe e quando c'è quell'anche, no? Non si può, però nel caso che anche, è bellissimo, siamo bravissimi, abbiamo una fantasia a scrivere le leggi, praticamente ha ragione anche lui, cioè io dico che, ho sempre detto perché ogni tanto abbiamo litigato, no? Io nel mio ruolo, tu nel tuo, lui come presidente, dai ancora, direttore generale,
e io l'ho fatto per conto dell'ANCI, quello che doveva guardare con lui se gli accordi ANCI con ANCI fossero in regola, gli effetti anche economici, le fasce, tutte queste cose. Per cui non è solo questione che è diminuito, ma è aumentato molto il costo abitante. Ci sono ancora tante altre cose da dire, ma non mi toglierò parola. Parte in grigio rappresenta l'indifferenziato che sta progressivamente
calando in maniera sostanziale, mentre sta crescendo la parte di raccolta differenziata. E questo, come ha detto anche il collega di Quadrifoglio, denota che c'è un travaso netto di rifiuti dall'indifferenziato al differenziato. Non è una crescita rapidissima, ma è una crescita costante e che ci sta in qualche maniera permettendo di seguire quello che pure è un po' lo sviluppo impiantistico che c'è nel territorio. Gli impianti non li fai da un giorno all'altro, c'è un processo e questo processo lo si deve seguire dal nostro punto di vista anche con un certo ordine, con una certa coerenza con quello che è lo sviluppo nel territorio. E, sistema di gestione, SGR vuol dire sistema di gestione dei rifiuti, non è niente di che, però è, schematizza questo piccolo quadro quello che sono i nostri fondamentali sistemi di raccolta. Uno sono le raccolte territoriali, quindi sostanzialmente le raccolte diffuse su tutto il territorio, le raccolte stradali che vengono fatte o con i cassonetti, quindi il sistema stradale che è quello che è più visibile a tutti, oppure con il sistema porta a porta, quindi domiciliare andando da tutti, cittadino per cittadino. Poi una grande fetta sono gli utenze target, anche questa è una forma di porta a porta, però un porta a porta dedicato a utenze che producono specifiche filiere di rifiuto, cartone, negozi, per intenderci quella però è una raccolta target. E poi c'è il mondo dei centri di raccolta, quindi infrastrutture nel territorio che sono il punto di conferimento dei cittadini per tutte le miliardi di tipologie di raccolta che chiaramente gli altri sistemi non interessano. Il sistema stradale rappresenta ancora il 68% della nostra raccolta, invece il mondo delle raccolte domiciliari rappresenta un 15%, che tradotto in tonnellate sono 250.000 tonnellate, e 250.000 tonnellate da raccogliere pezzettino per pezzettino è un impegno notevole. Parliamo dell'1%, giusto per dare una proporzione dell'1% della produzione nazionale di rifiuti urbani. Ecco, standardizzazione, noi è un tema che portiamo avanti, cioè cerchiamo di darci una linea industriale che ha come effetto macroscopico quello di portare delle economie di scala, però standardizzare non significa necessariamente dover rinunciare all'innovazione, anzi, l'innovazione è fondamentale. Uno dei processi che abbiamo innescato è proprio quello di sperimentare nuove tecnologie per andare a trovare magari nuovi sistemi di raccolta che possono aumentare le performance di, adesso qui parliamo tanto di percentuale di raccolta differenziata, ma non ci interessa soprattutto intercettare materie. Siamo arrivati a dire che a considerare fuori standard la raccolta con contenitore stradale, quello in alto, non in giallo, sparsa nel territorio, che è un po' il retaggio del passato, quando si sono messi col tempo tanti contenitori senza un'organizzazione del territorio. Noi un lavoro che stiamo facendo è quello di ricondurre e riorganizzare le raccolte stradali in isole ecologiche di base, un punto dove c'è tutta la filiera, le cinque filiere principali, le ritrovi in quel punto di raccolta, in maniera tale che non ci siano, come dire, dei conflitti. Uno non trova il contenitore dell'indifferenziato, butta nel differenziato e viceversa. E abbiamo provato con alcuni sistemi, diciamo, a basso costo, come il caso di mettere un filtro sul contenitore dell'indifferenziato, e ci siamo spostati, come vi aveva anche fatto vedere il collega di Quadrifoglio, su un sistema che prevede il controllo volumetrico dell'indifferenziato, quindi sostanzialmente la calotta nel contenitore grande dell'indifferenziato. Sistema che poi può essere ovviamente in un futuro essere, diciamo, consentire l'applicazione della tariffazione puntuale, anche se però non ci faceva osservare che non è semplice tariffare un conferimento di rifiuto, non è un consumo. L'altro sistema standard è la raccolta porta a porta, lì vediamo i vari bidoncini o sacchetti che sono stati utilizzati nel territorio. Questo giusto per dare una visione
di prospettiva in arco piano, quindi 2012-2017, dove abbiamo ancora dei territori dove non c'è una grande standardizzazione. Per il 2017 si vedono quei colori, praticamente lo standard stradale, il colore in blu, lo standard porta a porta, il colore in rosso, che cerca di seguire un po' quelle che sono anche le vocazioni dei comuni, le richieste, anzi, soprattutto cerca di interpretare le richieste che provengono dal comune. Ecco, questi sono i dati di un'esperienza della raccolta fatta con la calotta dell'indifferenziato, che ha visto il territorio dell'intera provincia di Rimini adottare questo sistema. È stata una scelta della provincia, una scelta coraggiosa, perché non se ne parlava praticamente da nessuna parte di questo sistema. E qui che cosa si osserva? Si osserva che, allora, intanto premetto che è un sistema che viene applicato nelle sole aree residenziali, quindi non viene applicato ad esempio nelle aree industriali o nelle fasce costiere, quindi con alta vocazione turistica, dove ci sono altri sistemi. Però comunque le aree residenziali rappresentano 70-80% della produzione dei rifiuti, quindi una consistente produzione. E qui si vede, l'ultimo istogramma rappresenta la somma della provincia, e questi sono tutti i comuni serviti con il sistema calotta, che si è passato in 3 anni dal 43, poi al 53%, poi al 60% praticamente di raccolta differenziata. Però sono presenti anche i comuni della fascia costiera, che sono oggettivamente difficoltosi da gestire con questi sistemi e raggiungere altre performance. Se guardiamo i comuni che sono in questa fascia, praticamente da Coriano a Torriana, comuni quindi non interessati dal fenomeno turistico, vediamo che la loro percentuale media è a ridosso del 67% di raccolta differenziata. Ci sono alcuni comuni che superano il 70%. Questo è un altro caso, questi sono un gruppo di comuni della Bolognese, nella parte alta, quindi della collina, che hanno optato tradizionalmente, storicamente, verso il porta a porta, quindi che si colloca, come vedete, è quella parte in rosso, il 70%, qualcuno anche al 75%. Un comune, il Castello di Serravalle, si è voluto inserire in quel contesto, però ha optato per l'alternativa che era la raccolta con la calotta, posizionandosi comunque su un 76% di raccolta differenziata. Quindi sono due sistemi che, almeno per quanto riguarda quell'effetto, efficacia di raccolta differenziata, esprimono dei risultati confrontabili quantomeno. Quest'altra domanda, ecco, aree idonee e non idonee. Questo è tratto da, schematizza sostanzialmente delle linee di indirizzo che ci siamo dati. Non ci siamo parlati col collega di Quadrifoglio, però io ho rivisto nella sua presentazione che evidentemente l'esperienza ha portato a fare determinate considerazioni. Ci sono dei territori che hanno una vocazione verso il sistema di raccolta porta a porta, su alcune frazioni integrali, come le aree extraurbane, le aree produttive e anche le aree turistiche. Aree dove bisogna avere una particolare cura e, se vogliamo, attenzione alle singole tipologie di utenze che sono dentro queste aree, e quindi fare una raccolta dedicata, perché è costosa e efficace. Però, per esempio, per quanto riguarda le aree residenziali, in particolare le aree intensive, la raccolta porta a porta è quella che crea più problemi sia di carattere di inserimento del tipo di raccolta in quelle aree, sia per quanto riguarda la gestione da parte dei cittadini, perché sono aree con condomini, presenza di condomini, appartamenti, piccoli spazi dove comunque mantenere stoccare i propri rifiuti. Quindi la raccolta stradale, alla fine sono raccolte porta a porta, avrebbero richiesto comunque dei contenitori stradali, e quindi
in queste aree il contenitore stradale risultava il senz'altro il più idoneo, e quindi si opta per quanto possibile per questo tipo di raccolta, quindi stradale con modello di risorse ecologiche di base. Vabbè, qui non mi soffermo su alcuni progetti particolari. Perfetto. Qui abbiamo fatto due SWOT analysis, che poi riassume in una slide, questa veramente poco leggibile, però quello che all'interno di un progetto che cosa comporta il passaggio da una situazione ad un'altra, quindi punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce. Per esempio in questo caso si proponeva ad un comune il passaggio da stradale al sistema di isole ecologiche di base, in questo caso con il sistema controllo, quindi con calotta. Che cosa avevamo trovato come punti di forza? Evidenziato l'elevato rendimento, sostanzialmente, la comodità per l'utente per il conferimento libero, quindi a sua esigenza, ha il contenitore a disposizione, quindi non deve stoccare del rifiuto dentro le mura domestiche. Per quanto riguarda l'aspetto economico, un costo decisamente più basso. Mi ritrovo proprio nelle conclusioni che aveva fatto il collega di Quadrifoglio. Dal punto di vista economico si spostano i maggiori costi di raccolta verso, compensati poi dal risparmio nell'ambito dello smaltimento, consente appunto l'ampliamento di sostanzialmente di servizi, cosa che purtroppo invece non accade nel caso della raccolta porta a porta, in cui questi costi ahimè, aumentano, soprattutto se dobbiamo andare a raccoglierla a tutti gli utenti, utenze domestiche e utenze non domestiche. Minacce, abbiamo visto all'inizio nella provincia di Rimini un incremento di impunità, ma soprattutto dovuto all'effetto del cittadino che impattava verso la calotta, e quindi chi non aveva la chiave, chi non sapeva come esattamente utilizzarla, magari conferiva qualcosa al cassonetto di fianco. È un problema, poi è stato monitorato, per un problema che è rientrato e alla fine ha preso uno sviluppo, è rientrato nella normalità. Ecco, questo invece era la proposta di passare dal sistema stradale a cuore al sistema porta a porta per un'area residenziale. Sempre elevato rendimento di raccolta differenziata, però a parità di rendimento dei costi decisamente superiori. Poi abbiamo evidenziato una minaccia che purtroppo è quella che riguarda soprattutto l'aspetto dei lavoratori, che è quella dell'affaticamento dell'operatore. L'affaticamento dell'operatore che, a parte le inidoneità che si creano, o meglio degli infortuni dovuti a maggiore contatto con il rifiuto piuttosto che allo sforzo fisico, però nel lungo termine purtroppo è precursore di inidoneità professionali, quindi malattie professionali che comportano, siccome parliamo di eserciti che vengono arruolati per fare la raccolta porta a porta, che è manuale, quindi ha si può dire una grande lavoro intensive, quindi una grande quantità di personale, col tempo si producono purtroppo queste inidoneità, che ad esempio la nostra azienda un domani non saprebbe come ricollocare se dovesse ipoteticamente optare per un cambiamento radicale. Chiudo con una considerazione. Qui ci sono delle slide che portano, che sono delle considerazioni puramente economiche, però faccio giusto, ecco, vedere questa slide. Qui ci siamo, abbiamo guardato i nostri costi, i costi di un sistema di raccolta industriale, quindi col cassonetto, guardiamo il diagramma di destra, rispetto alla raccolta target, quindi una porta a porta dedicata ad utenze specifiche e un porta a porta diffuso su tutto il territorio.
Abbiamo guardato tre parametri: il costo del servizio, l'impiego di mezzi in ore e consumo di carburante. Allora, attualmente abbiamo, se facciamo 100, il costo della raccolta stradale, costi operativi diretti, quindi personale, mezzi, attrezzature, il nostro porta a porta costa 232, quindi 2,3 volte in più rispetto alla raccolta stradale. Per quanto riguarda l'impiego dei mezzi in termini di ore, 3,6 ore, e per quanto riguarda il consumo carburante, circa il doppio. Abbiamo fatto un'ipotesi, no? Cosa succede se oggi dovessimo trasformare tutta la raccolta stradale, quindi quell'83%, in raccolta porta a porta integrale? Accadrebbero questi effetti: che il costo del servizio praticamente passerebbe da 100 a 192, raddoppierebbe; il consumo di carburante da 100 a 176, noi abbiamo circa 10 milioni di litri di carburante consumato, ne dovremmo consumare 18 milioni di litri; l'incremento del traffico di automezzi pari a 2,5 volte. Ecco, queste sono alcune motivazioni per cui ci dicono porta a porta sì, però dove effettivamente è possibile, però un occhio di riguardo al sistema industriale per i motivi che abbiamo citato. Grazie. Grazie. Concludiamo sul tema della raccolta con la terza impresa, perché permettetemi di dire che su questo tema le imprese, il caso Qualifoglio è la Veritas, sono quelle che sul territorio si trovano a dover sperimentare queste nuove modalità di raccolta. Scamartella poneva il problema delle aree metropolitane, la riflessione che faceva Vivarelli è questa sui costi e sulla standardizzazione, perché è chiaro che un gruppo come ERA non può non porsi questi temi. Adesso la specificità di un contesto territoriale come quello di Veritas ce la illustra Favoretto. Mi occupo di servizi ambientali nella società Veritas di Venezia, che opera nella provincia di Venezia, gestisce direttamente 26 comuni con il servizio di igiene ambientale e tutta la provincia attraverso altre due società collegate. È un bacino d'utenza di 750.000 abitanti che poi viene arricchito ogni anno dalla presenza di qualche decina di milioni di turisti che transitano appunto per il nostro territorio. Nel territorio servito direttamente da Veritas abbiamo tre sistemi di raccolta. Intanto un po' di ordine sulla definizione: misto porta a porta, misto stradale, ovviamente è riferito solo e esclusivamente alle modalità di raccolta del rifiuto presso le utenze domestiche. Nel porta a porta abbiamo 13 comuni per 155.000 abitanti, dove il più piccolo è di 7.000 abitanti, il più grande è di 28.000. La percentuale media della quota differenziata che noi raggiungiamo è attorno a circa il 70%, con un'elevata variabilità, perché si passa dal 60% al 75% di percentuali raggiunte. È un sistema di raccolta, diciamo, spinto, in quanto le frequenze previste sono in linea di massima una volta alla settimana per il secolo riciclabile, una volta alla settimana per carta e cartone, una volta ogni due settimane per la carta e cartone,
una volta ogni due settimane per la plastica e una volta ogni quattro settimane per il vetro e il lattine. E questo è. Poi abbiamo il sistema misto, dove per misto intendiamo appunto che convivono i due sistemi di raccolta differenziata con è dal bacino di utenza più elevato che abbiamo, e qui le raccolte differenziate, il livello medio della raccolta differenziata è il 47%, ovviamente qui c'è Venezia che ovviamente come tutti sappiamo implica e influisce sui dati della raccolta differenziata raggiungibili, e un appuntolone pro capite leggermente superiore a quelle di comuni di volta a volta, dove appunto la loro dimensione sono più contenuti. E poi abbiamo un terzo ambito di contenitori stradali, tutti oramai muniti del sistema di concarotta, introdotto da 2 o 3 anni a questa parte, dove abbiamo appunto per raccolte differenziate medie di 65%, con picchi che vanno anche al 75%, quindi del tutto similari a quelli del porta a porta. I rifiuti totali prodotti si distribuiscono in questa maniera nei comuni serviti, e abbiamo appunto la parte di Venezia che risente ovviamente dell'andamento turistico, dell'influsso turistico, che comporta ovviamente delle produzioni notevolmente superiori a quelle che possono essere le medie riscontrate negli altri comuni. Non mi soffermerei più di tanto sulla particolarità di Venezia, che ha un territorio complesso caratterizzato appunto dalla città storica in presenza in mezzo all'acqua, che ovviamente determina una specificità di servizi, una specificità di problematiche che non trovano riscontro in nessuna parte d'Italia, probabilmente del mondo. E quindi lascerei, più che altro mi concentrerei, visto che anche i tempi mi sembra che siano un po' stretti, mi concentrerei su quelli che sono i concetti che si voleva, che almeno io volevo un attimo introdurre o comunque evidenziare questo pomeriggio. Ecco qua, se noi togliamo i comuni cosiddetti turistici, noi abbiamo innanzitutto una composizione dei comuni che sono leggermente superiori alla media del Veneto in termini di numero di abitanti. Il comune Veneto medio è 8.532 abitanti, la provincia di Venezia è ben al di sopra di questa media, quindi è un elemento sicuramente di complessità. E conseguentemente la media di produzione pro capite dei rifiuti risente conseguentemente anche della maggiore, diciamo, urbanizzazione, della maggiore densità abitativa dei comuni della provincia di Venezia. I porta a porta oramai che noi applichiamo sono più o meno tutti quanti addensati su questo, diciamo, trend di dati di raccolta differenziata. E ho detto prima, è un sistema comunque cosiddetto spinto, nel senso che è un sistema che solo esclusivamente determinate configurazioni urbanistiche e di complessità di comuni possono leggere, perché sono frequenze di raccolta abbastanza diluite nel tempo, e quindi ci deve essere anche la disponibilità e la possibilità da parte del cittadino di trattenere il rifiuto per tutto il tempo che serve fino all'appuntamento della raccolta. Il sistema misto più o meno si aggira attorno a questo tipo di percentuale di raggiungimento, sono abbastanza similari come sistema,
E la cosa probabilmente più rilevante che è successa negli ultimi periodi è proprio il discorso che anche lo stradale, che ha sempre un po' sofferto di un complesso di priorità rispetto al porta a porta, che era considerato il sistema ottimale per raggiungere le elevate percentuali della quota differenziata, con l'introduzione di quei sistemi di riconoscimento di accesso, diciamo, vincolato, riconoscimento dell'utenza con volume vincolato, pallottina tanto per capirsi, applicata al cassonetto del secco, ha permesso di avvicinare di molto le percentuali della quota differenziata che si possono raggiungere in questi comuni dotati, che hanno optato per mantenere questo tipo di raccolta, e raggiungendo i risultati di raccolta differenziata similari a quelli ottenibili da un sistema porta a porta. E questo è stato una grande opportunità che possiamo oggi offrire ai comuni soci, che possono sicuramente perfettamente scegliere il tipo di sistema più adatto, più confacente al loro territorio, quindi diminuendo qualsiasi tipo di discussione circa se il sistema migliore è il sistema porta a porta o il sistema alla raccolta stradale, quando appunto i risultati sono del tutto similari. Se andiamo anche a confrontare i tre sistemi assieme, loro cosa, anche nella composizione merceologica si vede che i risultati sono abbastanza similari. Si discosta un po' il sistema misto, che come tutti, che tecnicamente è sicuramente il sistema che è più problematico dal punto di vista proprio della sostenibilità, ma lo stradale con carota e porta a porta cosiddetto spinto hanno risultati analoghi, conseguono analoghi percentuali di raccolta differenziata. Un'ultima considerazione sui costi. Allora, sicuramente con i contributi stradali è il sistema che permette di raggiungere le migliori performance dal punto di vista economico. Sicuramente costa meno che il sistema porta a porta. Il sistema porta a porta ha, se applicato con quelle frequenze che abbiamo fatto, che abbiamo detto prima, non si discosta, diciamo, in percentuali sostenibili rispetto ai contenitori stradali. Sui porta a porta noi, per ridurre i costi, stiamo proponendo ai comuni il superamento dei limiti dei confini comunali, cioè attraverso lo strumento dell'associazione stiamo proponendo ai comuni di dire è meglio che il camion, che l'automezzo prosegua e vada a svuotarsi quando è pieno, piuttosto che si ferma il confine comunale e torni indietro anche magari non ho ottimizzato. E su questo, nonostante in Italia e nel Veneto, probabilmente non meno sicuramente altre parti d'Italia, i campanili e le gelosie, comunque il fatto dell'individualismo dei singoli comuni, però quando si porta il conto della spesa alla fine e si vedono i risultati economici, i miglioramenti economici, i segni che si riescono a conseguire, sono sicuramente sensibili, e molti comuni stanno proprio considerando seriamente la possibilità di associarsi e quindi di fare un servizio unico integrato che su un territorio sovracomunale. Dall'altra parte, i contenitori stradali hanno, rispetto al porta a porta, almeno per quello che ci riguarda, per quello che abbiamo rilevato fino adesso, un grado di impurità, un grado di frazione estranea leggermente superiore rispetto al porta a porta. È altrettanto vero che il sistema dei contenitori stradali è applicato su realtà urbanistiche molto più complesse rispetto al porta a porta, con quindi attività economiche, con una complessità generale urbanistica
molto più elevata rispetto ai comuni porta a porta, quindi è un sistema che confligge un po' di più con quelli che sono i comportamenti che un determinato numero di soggetti sono tenuti a rispettare. E quello è sicuramente un ambito entro il quale bisogna lavorare per cercare di abbassare ulteriormente il costo del servizio. Mentre sul porta a porta, essendo appunto il singolo bidone conferito all'operatore, ovviamente il controllo è superiore e quindi abbiamo anche una maggiore capacità di richiedere rispetto delle norme, rispetto delle giuste rispetto delle regole di conferimento dei singoli materiali. Ecco, questo è quanto succede e sta succedendo bene. Cominciamo proprio ragionando di questo su la questione del recupero di materia, il recupero di energia. Stamattina nell'analisi del ciclo di vita dei prodotti è stata affrontata ed è la frontiera della discussione, secondo me, per cui si possa abbandonare un tema, un approccio solo ideologico. Buongiorno a tutti, io sono Mosi della società Rassan. Siamo una società che opera nel settore ambientale con una società del Pro Boni che fa servizi di gestione di rifiuti industriali su tutta Italia, una società Grassano che è una piattaforma di trattamento di provincia delle Sane, una piattaforma di trattamento di rifiuti pericolosi potenzialmente fino a 150.000 tonnellate all'anno, e un'altra società che fa intermediazione e laboratorio. Io oggi ho sentito degli interventi molto interessanti e quello che mi è venuto da pensare è che per quanto riguarda i rifiuti, siamo i cosiddetti assimilabili urbani, mi sembra che tutto sommato in Italia più o meno ci sia una produzione intorno ai 10-12 milioni di tonnellate. I rifiuti industriali in Italia valgono 4 volte tanto,
l'Europa addirittura aumenta questo dislivello. Quindi significa che l'attenzione che viene data giustamente ai rifiuti assimilabili, che sono quelli che sono, per noi sembra utilizzare tutti i giorni, oggettivamente per quanto riguarda invece la parte industriale, tutte le cose che noi usiamo vengono prodotte da industrie che producono rifiuti. E quindi il ciclo sostanzialmente è questo. Noi nella nostra attività cerchiamo chiaramente di applicare gli stessi concetti che abbiamo ascoltato stamattina, quelli di trovare una massima efficienza e un massimo recupero delle materie, anche se la normativa italiana oggettivamente molte volte ci penalizza. E quindi noi, faccio un esempio, cioè il gasolio che noi usiamo tutti i giorni proviene dalle raffinerie. Le raffinerie producono rifiuti e la maggior parte dei rifiuti prodotti dalle raffinerie prendono la strada della Germania. Quindi noi spendiamo dei soldi per il trasporto in Germania, e tra parentesi una nota così curiosa, che quasi tutti i trasportatori sono tedeschi perché hanno costi inferiori, paghiamo rifiuti a termovalorizzatori, quindi inceneritori tedeschi, che ci producono pure la loro energia elettrica. Quindi è chiaro che in un contesto del genere trova le aziende italiane veramente penalizzate. Oggi volevo portare proprio un esempio di impianto per il recupero fino al 99% di un rifiuto pericoloso che usiamo tutti i giorni. Sono i fili dell'olio. I fili dell'olio delle nostre macchine sono considerati rifiuti pericolosi perché hanno un contenuto di idrocarburi decisamente elevato e quindi sono pericolosi. Questi inizialmente, parliamo di 7, 8, 10 anni fa, prendevano la strada degli scarichi, venivano buttati negli scarichi. Oggi la nostra società ha, diciamo così, messo in pista un impianto di trattamento degli oli dei filtri che riesce sostanzialmente a recuperare fino al 99% della materia. Qui vado un po' avanti perché c'era sostanzialmente la storia del gruppo, e la società nasce nel 64 e si occupa sostanzialmente del settore ambientale a 360 gradi. Abbiamo visto le tre società, la Vicoboni, la Tecnoambiente e la Grassano. La Vicoboni è un global service ambientale, il Tecnoambiente laboratorio, proprio la piattaforma di Grassano dove esiste il nostro impianto. Cosa fa Vicoboni? Sostanzialmente lavora nel settore delle bonifiche ambientali, trattiamo rifiuti direttamente nei siti industriali con impianti mobili autorizzati. Costruiamo impianti di trattamento e trasporto e smaltimento dei rifiuti e gestiamo nei siti industriali italiani i rifiuti del processo. Allora, per quanto riguarda il tema dello specifico, noi come impianto siamo iscritti al consorzio degli oli usati. E quindi anche qui le modalità di raccolta porta a porta oppure della micro raccolta sugli artigiani che utilizzano, o le piccole industrie che utilizzano l'olio, ha ovviamente dei paragoni molto, molto simili alla raccolta porta a porta dei rifiuti assimilabili. Vengono gestiti proprio soprattutto per gli oli, vengono raccolti, vengono portati nel nostro impianto e vengono pretrattati per poi essere consegnati. Noi abbiamo un rapporto tramite il COP, la Viscolume, che in pratica con processi di raffinazione rigenera gli oli per l'utilizzo. Allora, parliamo proprio dei filtri dell'olio, che è un classico esempio di come si può pensare di recuperare totalmente un rifiuto pericoloso. Un filtro dell'olio che usiamo sulle nostre macchine è composto sostanzialmente dal ferro, che è la parte chiaramente che lo contiene, dalla carta di filtrazione e dall'alluminio in minima parte e ovviamente dall'olio che rimane all'interno del filtro che noi cambiamo. In Italia abbiamo una produzione di rifiuti, di filtri, pari circa intorno ai 20,
25.000 tonnellate all'anno. Di queste 25.000 tonnellate all'anno vengono intercettati da impianti di recupero circa una 20.000 tonnellate all'anno su tutto il territorio italiano. Noi abbiamo installato un impianto che sostanzialmente è capace di trattare 2 tonnellate ora per una potenzialità di 5.000 tonnellate all'anno. Le percentuali dei materiali presenti sono l'olio circa il 16%, ferro al 45%, l'alluminio il 2%, la carta 33%. Il rimanente ovviamente sono i pezzi, sono rifiuti che se ne vanno, carta, stracci che fanno parte del chiudo. Io devo partire con una firma, quindi andiamo un po'. C'è un filmatino su come è fatto l'impianto, però il sistema non lo prende. Niente, allora in pratica il nostro processo prevede ovviamente un'alimentazione attraverso delle vasche di stoccaggio, una cernita e una presezione manuale per eliminare tutti i materiali residui che non vengono serviti, una parte di accumulo che serve proprio poi per garantire una portata costante all'impianto, una fase di triturazione, praticamente come proprio un macinino che tritura i filtri, una fase di separazione attraverso una centrifuga, una separazione del ferro e una separazione dei metalli ferrosi e non ferrosi. Allora, il processo è abbastanza semplice e le cose funzionano. Quello che oggettivamente, quindi noi alla fine riusciamo effettivamente a recuperare l'olio che portiamo al consorzio per la rigenerazione. Il ferro, mi ha detto, circa 50-55% viene certificato come materia prima seconda e quindi ovviamente può essere venduto. E qui invece faccio il problema della carta. La carta è carta impregnata da olio e quindi sarebbe un ottimo combustibile. Quindi tutti i cementifici oppure tutti quelli che hanno dei bruciatori potranno tranquillamente utilizzarlo. Però in Italia la normativa vieta in senso assoluto che si possa produrre un combustibile da rifiuto CDR da materie pericolose. E quindi i cementifici, essendo per normativa, non, anche se potrebbero dal punto di vista tecnologico utilizzare la carta, non lo usano per gli aspetti chiaramente burocratici, perché bruciare un rifiuto pericoloso in Italia è praticamente impossibile. E quindi noi ci vediamo costretti a prendere questa carta, che potrebbe chiaramente essere utilizzata completamente, e portarla in un cementificio in Belgio, pagando circa 90 euro di trasporto per poterlo conferire. Quindi diciamo che la nostra attività a livello della società è proprio quella di cercare di adottare sempre nuove tecnologie per recuperare al massimo quello che è il recuperabile e ovviamente alla fine dei cicli, delle discariche, per quello che non siamo riusciti a trattare, non ci piove lì. Ci sono una serie di aspetti comuni tra i rifiuti e gli urbani, e però appunto ci tenevo a evidenziare che oggettivamente nella nostra vita quotidiana il rifiuto solido urbano sia importante, ma il rifiuto prodotto dall'industria che serve per le cose che noi usiamo, dalle medicine, le macchine da scrivere, il computer, tutto quello che usiamo, il gasolio, la benzina, produce alla base un rifiuto che vale 4 volte il rifiuto solido urbano. Io avrei finito, sono stato... Mi risparmio la questione del fatto dei rifiuti industriali pericolosi e che i produttori e il SISTRI, visto che è passato gli ultimi giorni, Roberto, non vedo più, eccolo. Quindi, Roberto Cavallo, qui un elemento che è importante è il tema della normativa europea, questo è dell'omogeneità delle normative europee, questo è un tema che
noi ci dobbiamo porre, perché in alcuni casi siamo eccessivamente, come dire, poco attenti, in altri invece incendiamo un sistema di vincoli che poi non hanno nulla a che fare con la mia vita. Roberto, senza aggiunta. Grazie Paolo, grazie dell'invito. Ma io vorrei provare con voi a fare di nuovo un po' ragionamento rispetto al tema centrale che dà il titolo a questo incontro. Il professor Grosso questa mattina lo ha un po' sfiorato perché ci ha riportato a quello che è la traduzione corretta di zero waste, cioè zero sprechi, e ha in qualche modo affrontato un paio di passi per cercare di raggiungere questo obiettivo utopico di zero waste. Ha parlato di prevenzione, ha parlato di riciclo, di raccolte, ma raccolte sono un mezzo sul riciclo. Io non ho sentito tutto l'intervento di Paolo Tonto, ma avendo già sentito altre occasioni, quindi mi permetterà l'approssimazione di, intuitiva di così, e interpretativa di ciò che ha detto. Vorrei ricordarlo lì perché intanto c'è il rischio di appassionarci a un tema come se fosse un tema nuovo, ma il tema nuovo non è, visto che anche Longhi ha fatto marketing, lo faccio anch'io, noi presenteremo con il mio team della cooperativa Erika Ecomondo un nuovo libro che si chiama appunto Zero Waste, Zero Sprechi, su cui sono 2 anni che stiamo lavorando, 25 persone che l'hanno scritto, ma inizia dicendo, attenzione, Zero Waste è stato fatto, coniato da Paul Palmer nel 73 nell'industria chimica per cercare di avere meno sprechi nei flussi industriali che lui governava, e ci ha fatto una in SPA, la Zero Waste Inc., ci ha fatto un'associazione di ambientalisti o una ONLUS, ci ha fatto un gruppo di aziende in una holding SPA. Allora, se questo è il tema centrale, se questo è l'obiettivo di ragionare sul zero sprechi, lo dico provocatoriamente, ci raccontiamo tutto quello che siamo bravi a fare o bravi a dire, credo che qualche passo in più dobbiamo aggiungerlo nel dibattito. Prevenzione, raccolta e riciclo, ci sono un sacco di altre cose. Allora, provare insieme a teorizzare un po' meglio il tema della prevenzione, che Grosso qualche elemento l'ha dato sull'impatto, sull'impatto ambientale delle scelte che uno fa. Mettere da parte, permettetemi, il come si raccolgono i rifiuti, perché mi sembra che alla fine poi siamo qua a fare i tifosi del porta a porta, contro il porta a porta. Io sono enologo e mi ricordo che a metà degli anni 80, quando studiavamo, c'era quelli che proponeva le dedemiatrici e quelli che dicevano no, meglio raccogliere uva a mano. E quelli che raccoglievano le uve a mano dicevano non puoi fare un barolo raccogliendo le uve con le vendemmiatrici. E quelli che arrivavano dicevano no, guarda, nella Champagne si raccoglie il Pinot Grigio e il Pinot Meunier lo si raccoglie anche con le vendemmiatrici, eppure lo Champagne vale come un barolo. Allora, se stiamo qua a dibattere se è meglio la vendemmiatrice o meglio il messicano o il macedone che lo raccoglie a mano, sinceramente non riusciamo poi a raggiungere l'utopia. Beh, l'utopia è che io voglio sedermi per un buon barolo o magari fare un pasteggiare anche con uno spumante possibilmente italiano. Ma se sgombriamo il campo un po' dal partigianismo e dalla tifoseria del porta a porta rispetto allo stradale e viceversa, ma se guardiamo al fatto che bisogna raccogliere i rifiuti perché li produciamo e bisogna raccoglierli nel miglior modo possibile per un riciclo migliore possibile, ecco, credo che molte delle reticenze o delle tifoserie di parte vengano meno. Allora mi piacerebbe che il cammino verso Zero Waste fosse davvero, e su questo credo che occorra dare atto a chi in qualche modo l'ho lanciato sui temi urbani, sui rifiuti urbani, cioè a tutta la scuola americana e australiana, poi noi conosciamo Paul Connell perché viene amabilmente accompagnato in giro per l'Italia, ma non c'è lui, non è l'unico, c'è Rick Henry, c'è un sacco di scuola americana e australiana,
che ci dice: attenzione, per Zero Waste è un cammino, ci sono tanti passi, non ce n'è uno, ce ne sono tanti. C'è la prevenzione, per esempio oggi non ne ha parlato, non si può parlare di tutto, lo dicevo anche Mario prima, di tutto il legame, è stato accennato adesso da Bosi, cioè il legame tra l'urbano e l'industriale, ma vuol dire ecodesign, vuol dire responsabilità estesa del produttore. Allora, su questi temi credo che sarebbe bene aggiungere delle cose, e cioè aggiungere questi famosi passi, ripeto, dando atto che di passi, parlando di cammino, chi ha teorizzato i rifiuti zero ne parla. Ovviamente in questa fase della vita io mi occupo di prevenzione, e sulla prevenzione sono un po' più appassionato, oltre che avere qualche numero, perché penso che lavorare correttamente sul tema della prevenzione significhi comunque influenzare un pochettino i passi successivi. Su questo tema dibatterà un importante convegno internazionale la prossima settimana in Francia, proprio sulla capacità di trattamento, cioè sull'impiantistica e il legame che questa impiantistica ha a livello di governance territoriale sulla base dei flussi che questo territorio è in grado di mettere. Vi spiego meglio. Se voi immaginate di costruire un impianto di trattamento della frazione organica, che sia un impianto di digestione anaerobica o di compostaggio aerobico, quel che è, e tirate un numero, produciamo circa 120 kg per abitante all'anno di umido, cerchiamo di intercettarne 100 perché facciamo delle buone raccolte differenziate, siamo 1 milione di abitanti, e ergo mi ci serve un impianto da 100.000 tonnellate. Poi però scoprite che magari su quel territorio di quel 1.400.000 vivono in area diffusa, sotto i 60 km abitanti in chilometro quadrato, non è il caso di fare le raccolte magari domiciliari per andare a prendere, e che potrebbero fare il compostaggio domestico, ma allora significa togliere 40.000 tonnellate, ma l'impianto, se da 100.000, io devo ammortizzarlo sul fatto di investimento per 100.000. Allora non mi interessa incentivare il compostaggio domestico. Ho fatto un esempio più banale, visto che poi interviene Massimo. Ma allora, forse oggi il tema della pianificazione su questo stress, sì, un po', dovrebbe davvero entrare il tema della prevenzione nelle pianificazioni e non essere solo un addendum per sciacquarsi la bocca dicendo sì, ho fatto un po' di prevenzione. Roberto, mi permetto solo di interromperti l'unica volta, perché nei piani regionali la prevenzione è sempre citata, e su quello si costruiscono degli scenari futuri sulla produzione dei rifiuti che sono, che almeno nella mia esperienza per adesso non sono mai rispettati, però nei piani regionali che tu conosci bene, no? Sì, io i piani regionali che ho visto, che ce l'hanno, hanno tra l'altro due approcci. Uno che tende a stabilizzazione, no? Cioè la prevenzione è vista come non aumento. E allora discutiamo, cosa che è stata messa profondamente in crisi con la crisi. Se voi prendete alcuni piani di prevenzione fatti attorno al 2007-2008, sono: negli ultimi 10 anni i rifiuti sono aumentati, quindi continueranno ad aumentare, il nostro obiettivo è stabilizzare. Poi la crisi ci ha drammaticamente aperto gli occhi su questo tema, perché in realtà c'è stata una decrescita non sempre troppo felice. E quindi dall'altro canto, hai ragione, nel senso che a volte invece si fa un piano di prevenzione sperando di fare tanta prevenzione, poi in realtà questi risultati non si ottengono. Io non sono così ottimista come te nel dire che ce ne sono tanti piani di prevenzione, io ne conoscerò 4 o 5. Piani reali scritti nel piano regionale o provinciale, e che poi il sistema di raccolta e il sistema di trattamento sono commisurati al tasso di intercettazione reale indicato in quei piani. Non ne conosco tanti di più, magari sbaglio. Però su questo davvero io tornerei, nel senso che questa cosa della prevenzione non è ancora, mi sembra un po' quando si parlava di raccolte differenziate fine anni 80, inizio anni 90, sì, no? Veniva anche poi citato nella tavola rotonda prima, sì, c'è qualcosa, lo mettiamo lì. No, oggi la prevenzione deve assurgere, assurge a un ruolo più centrale, ma per un sacco di ragioni.
non fosse altro quello economico, cioè il fatto che tu i sistemi di raccolta li puoi dimensionare, soprattutto gli svuotamenti, i circuiti di prelievo, che poi siano la raccolta domiciliare o siano quelli a volumetrico intelligente con antenne che ti dice quando il contenitore sta per essere riempito e quindi parti, perché ti consente di dimensionare i circuiti in modo più puntuale e di modularli, essere flessibili, cosa che tu invece parti, c'hai un costo di lì non sono entusiasta dei costi presentati tra porta a porta e stradale, perché hanno costi a tonnellata, e già capite, se uno mi presenta i costi a tonnellata, in cosa parliamo di prevenzione? È certo che se io ne faccio di meno costa molto di più, non ci siamo. Per costo a tonnellata è un indicatore che, permettetemi, da oggi è stata l'ultima volta, sparito, togliamolo, perché non è un indicatore, oppure non invitatemi nel convegno perché allora non servo, perché se parliamo a tonnellata la prevenzione non conta, mi serve uno, come dice il senatore Fruttero nel mio film, io non sono come te meno 100 kg, io sono per più 100 kg, allora chiamate Fruttero e vedete che i costi diminuiscono. Ma se volete ragionare a costi a tonnellata, la prevenzione la togliete dai programmi. E guardate, questa non è una battuta solo perché poi mi altero un pochettino, ma è dove Simonetta, non la vedo più, ma è anche come life cycle assessment. Se fate un LCA sui rifiuti, la prevenzione non c'è, perché la prevenzione è il primo punto della gerarchia del non rifiuto. Rifiuto è preparazione al riutilizzo. Allora, ogni life cycle assessment sui rifiuti parte dal rifiuto prodotto. Perché se sui rifiuti, il rifiuto è prodotto. Proviamo a fare un life cycle assessment dei beni. No? E allora trovate il dato che ha presentato Mario, grosso, non ci siamo messi d'accordo. Perché se io posso capire se quel mobile o quell'elettrodomestico, non parlo di imballaggi perché voglio tanto bene non capiamo, ma se parlo di un mobile, io voglio capire quante volte quel mobile lo posso sverniciare, riverniciare, riutilizzare, aggiustare tante volte. E se non la metto quella roba lì nel life cycle asset, ma dico, ah, il rifiuto è già all'ecocentro, il mobile è già all'ecocentro, adesso capisco se è meglio farlo un pannello, bruciarlo, siamo di nuovo lì. Se nella gerarchia ci sta la prevenzione al primo punto, quella va messa nei piani, va messa nel cammino zero waste, e allora diventa interessante andare a vedere, e qua faccio, li chiamo un po' tutti, avendomi sentito, quando Longhi, che adesso si è innamorato delle macchinette, parla di restituzione del P&T, sarebbe carino andare a capire nella cycle assessment la restituzione, che là non era una questione cauzionata, ma la restituzione, a vedere quanto porta beneficio rispetto alla quota differenziata con il porta a porta o non porta a porta, eccetera. Ma torno a bomba, mi interessa stressarmi sulla prevenzione, in questo modo un po' provocatorio e non troppo accademico, ma per dire che oggi ne parliamo, ci sciacquiamo la bocca, ma non è ancora all'interno dei nostri sistemi di programmazione, è all'interno di questo benedetto cammino verso zero sprechi. Credo che invece meriterebbe, e sono convinto che ognuno di noi ci sta pensando, di fare un po' di task force su questo tema per aiutarci a fare un salto di qualità. Sono anche convinto che, lo dico ai sindacalista che non vedo più, è stato fatto anche un accenno su questo e c'è un grosso dibattito in Francia sul tema della qualità del lavoro. Anche su questo, permettetemi, è vero che uno che se ne sta sul camion a fare l'autista terzo livello e prende 2.300 euro al mese con l'aria condizionata d'estate, il riscaldamento d'inverno e l'autoradio, fa lo stop and go di un caricamento laterale in 54 secondi, lavora 6 ore e quarto e va a casa, sta molto meglio di un operaio che tira sul cartone bagnato quando nevica, quando piove e si fa 250 prese al giorno. In dubbio, non c'è neanche bisogno di fare la slide. Ma possiamo fare un salto in avanti e pensare che intanto abbiamo un problema drammatico di quantità di posti di lavoro? E allora, riparliamone quando
la disoccupazione è tornata sotto il 6% e non adesso che sta arrivando al 23% di sotto i 40 anni. Uno. Due, possiamo anche immaginare che il raccoglitore faccia anche altro, che abbia un valore educativo, che abbia un valore pedagogico. E certo non lo fa stando seduto su un camion, il valore educativo e pedagogico rispetto al rapporto col cittadino. Se abbiamo bisogno di trovare un rapporto diretto, perché i rifiuti sono prodotti tutti i giorni da tutti noi, tra chi ce li porta via e creare un canale culturale che parte dalla produzione e arriva alla raccolta, smaltimento e trattamento, io credo che chi si occupa dei rifiuti sia l'attore principale, come dire, il consulente o il comunicatore più grande del mondo, ma in realtà è chi pulisce la città e chi la tiene pulita e chi porta via gli scarti, il miglior testimonial di quel tipo di attività. E allora io credo che i sindacati per primi dovrebbero lavorare sulla qualificazione di quel tipo di attività e magari ci inventiamo anche quel passaggio da labor intensive, da capital intensive, labor intensive a service intensive, cioè una persona che ti fa anche un servizio, ti porta dell'informazione, ti fa dell'educazione. Io su questa cosa ho voluto aggiungerla, non l'avevo prevista nella mia filologica, ma avendola sentita la stresso, perché penso che se stiamo bloccati lì non ne usciamo, ed è un po', torniamo al ragionamento porta a porta stradale, che era francamente una roba un po' vecchia. Grazie. Grazie Roberto. A me quello che piace di Cavallo, che non è amatissimo, come dire, nel sistema delle imprese che io rappresento, è il fatto che ha la capacità ancora con passione portare un tema che è ineludibile, soprattutto anche che è quello della prevenzione. Questo è un tema sul quale sono stati fatti molti errori anche dal sistema delle imprese che io rappresento, perché è invece un tema centrale che fa il ciclo integrato dei rifiuti. Devo dire che adesso le cose però in parte cambiano, proprio in contemporanea con questo nostro laboratorio c'è una tavola rotonda, una discussione, un seminario fatto sul tema del riuso, che è politica di prevenzione, che per chi se ne è occupato sa le difficoltà burocratiche amministrative che sono state superate, che si devono superare costantemente, perché quando si varca questo benedetto pass porta del centro di raccolta diventa un rifiuto e non se ne riesce più a uscire. E il ragionamento che fa Roberto sul tema del lavoro è un ragionamento intelligente ed alto sulle competenze del lavoro. Il tema invece delle variabili occupazionali è un tema complesso, perché come tutti voi sapete l'incremento occupazionale del porta a porta è pagato dal resto della collettività, e quindi è come in una fase così difficile, io credo che ragionare sulla qualità del lavoro del porta a porta e della comunicazione sia giusto. Meno giusto portare il tema occupazionale, perché il tema occupazionale è un tema di una tassa che poi viene redistribuita fra cittadini e senza nessuna equità nella distribuzione della tassa. Longoni, che deve, del centro di coordinamento, ma perché poi le parte mi aveva chiesto scusa. Ma io non ho una presentazione, ma sì, lo so, però Fabrizio Longoni, che è il direttore del centro di coordinamento dei RAE, e sul tema del recupero è il tema che più è esposto, perché probabilmente non tutti voi sapete che, a differenza degli imballaggi che hanno un contributo ambientale, i produttori di elettrodomestici hanno abolito la visible fee, lo dico a tu sempre, perché i ricavi dati dal trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche garantiscono la raccolta. Quindi siamo in un mondo che ha superato il tema del CAC, del dibattito, per chi, come
come noi si fa vecchio su lanci conai, ma la fregatura elettrica ha azzerato la visible fee. Questo ha determinato una questione molto complessa sul fatto che sono diventati poi dei beni vendibili sul mercato e noi abbiamo raccolte che sfuggono a un sistema consolidato con problemi poi di cattiva esportazione di dei residui di lavorazioni non fatte bene, diciamo così. Grazie, posso andare? Fatto tutto tu. Io ho finito. È vero, dalla partenza del sistema che ha messo in piedi veramente le responsabilità estese del produttore, quindi qualcuno doveva pagare, poi in realtà siamo sempre noi cittadini, consumatori che paghiamo, ma di base doveva transitare tramite qualcuno che doveva organizzare il servizio, si è passati da, diciamo, qualche decina di milioni di euro che i comuni pagavano a soggetti che facevano il trattamento, a una riduzione di questi costi e a un incremento addirittura della qualità degli impianti, tale per cui da questa tipologia di rifiuti si riusciva, si riesce a ripagare determinati costi, non tutti, non tutte le tipologie di rifiuti, ma sicuramente ce ne sono alcuni che vanno più. E questo era un po' il tema importante che io volevo trattare, importante per noi. Abbiamo sentito presentazioni estremamente puntuali su come si fa la raccolta. Il nostro problema è quando i rifiuti non vengono raccolti, ma non perché non ci sia la volontà di raccogliere, ma perché spariscono banalmente, o meglio spariscono secondo determinati schemi. Alcuni che hanno un valore spariscono perché vengono valorizzati, ma solo in quella parte che ha valore. Questo è sempre importante dire, io lo ribadisco sempre, il produttore ha un obbligo, quindi deve finanziare un sistema e contemporaneamente ha degli obblighi che sono quelli di riciclare questi rifiuti secondo determinati percentuali di riciclo e reinserimento nel circuito. Tanto per fare un esempio, di una lavatrice bisogna riciclare il cemento, il ferro non ci interessa, tanto lo ricicla chiunque, ma è il cemento che va riciclato. Caspita, il cemento è un costo, non piace tanto riciclarlo, allora è meglio prendere una lavatrice, prendere il cemento e buttarlo in un fosso, tanto non mi vede nessuno. Il ferro me lo tengo, il vetro lo caccio da qualche altra parte, le plastiche le brucio e così ho ottenuto quello che c'è. Questo è più o meno il sistema più efficiente di riciclaggio che abbiamo in Italia. Cioè una quantità, ed è più efficiente perché è maggiore dei quantitativi che vengono gestiti direttamente. Se noi consideriamo che oggi in Italia vengono prodotti circa 900.000 tonnellate di rifiuti elettrici elettronici e tramite il circuito del centro di coordinamento ne transitano circa 240.000, probabilmente un altro 50.000 viene gestito in maniera abbastanza corretta, beh, ce ne mancano sempre 600.000 a fare il totale e quelle 600.000 lì vanno ad alimentare tutta una serie di filiere. Non so se avete mai fatto caso, ma in molte zone uno dei problemi più grossi che ci sono è il servizio talmente efficiente che c'è quando uno va al centro di raccolta che rimane a bocca aperta. Non fai in tempo neanche a fermarti che il bagagliaio è già aperto e una solerte persona ti sta togliendo da quello che hai dentro, sperando che non si prenda anche la ruota di scorta, e in questo caso si riesca a esattamente conferire, se uno fosse bravo non si ferma neanche, una velocità molto molto bassa viene servito regolarmente, viene richiuso il bagaglio, ringraziato, arrivederci. Peccato che poi i costi di bonifica dell'area di fianco al centro di raccolta ricadono su tutti noi, quindi poi c'è qualcuno che deve andare a tirare su quello che rimane. Non so se nell'area milanese la famosa serata in cui si vedeva se la sera era veramente tersa, si vedevano bene i fumi che salivano dalla parte bassa verso il Lodigiano, dove sapienti mani in bidoni accuratamente predisposti bruciavano tutti quelli che sono i cavi tendenzialmente, così potevano recuperare il rame, che è un altro dei problemi, perché io mi sono sempre domandato come fanno a mettere la fattura quelli che fanno così, perché caspita, la fattura bisogna metterla, giusto? E invece dal nostro punto di vista cosa abbiamo? Abbiamo una serie di signori che si muovono in maniera solerte ripulendo tutto quello che c'è in giro che potrebbe dar fastidio, poi ottengono un materiale che con sicuramente regolare fattura cedono a qualcun altro che lo compra e lì si alimenta. Tant'è vero che mi è sempre venuto in mente di fare questa domanda non tanto al Ministero dell'Ambiente, che a volte non risponde su questi temi, ma al Ministero dell'Economia e Finanza, quando si andava a parlare con questi signori gli domandavo: ma voi non ci avete pensato su questo? Magari salta fuori 1 miliardo per recuperare l'incremento dell'IVA da queste cose. E noi siamo sempre rimasti in questo modo molto attenti a questo tema. Cosa importa in questo momento alla filiera del recupero dei RAEE?
che si incrementino realmente i numeri della raccolta. Abbiamo una direttiva nuova che verrà recepita nell'arco di qualche mese, abbiamo una direttiva che su un impianto già esistente dice ok, cambiamo il passo, andiamo a raccogliere ottenendo degli obiettivi di riciclo e di raccolta che portino rispetto all'immesso fino al 65% dell'immesso. Per noi Italia vuol dire un 250% in più rispetto a quello che facciamo. Abbiamo davanti 6 anni per fare questo. Potrebbero sembrare un tempo congruo nel momento in cui una nazione, un insieme di soggetti potesse operare tutti nello stesso modo affinché questo incremento avvenga realmente, diminuiscono le perdite, diciamo, che ci sono di carico in questo settore, aumentino la raccolta differenziata indotta, perché io vado a sottrarre la raccolta indifferenziata a alcuni oggetti tipici che finiscono essendo piccoli in una raccolta indifferenziata e sono frutto queste cose di comportamenti che noi abbiamo tutti, metto io in primis sicuramente, che sono quelle di comodità rispetto alla fatica. La fatica di prendere delle cose e portarle a un centro di raccolta oppure di buttarle nel nero. C'è questo tipo di approccio, c'è, e l'unico modo per riuscire a costruire un risultato che possa essere effettivamente riconosciuto anche dalla Giunta Europea come raggiungimento dei limiti e degli obiettivi, ha due vie, e noi vediamo sempre soltanto due vie. Il primo è quello della capillarità della raccolta differenziata, che però non si limita soltanto, almeno nel caso di RAE, ai soggetti che sono qui presenti, agli interessi dei soggetti che sono qui presenti. Sappiamo che il legislatore europeo ci ha detto che c'è un altro soggetto che è dedito alla raccolta, che deve essere dedito alla raccolta, ed è la distribuzione commerciale, che deve ritirare questa tipologia di rifiuti. Beh, se noi contiamo le isole ecologiche che ci sono in una città, probabilmente ne abbiamo nei casi migliori una su 50.000 abitanti, però di esercizi commerciali ne abbiamo molti di più, quindi è più facile portare, e sono soprattutto vicini, soprattutto ci si va anche più felici perché magari si compra qualcosa di nuovo, quindi si appaga il gusto dello shopping. E questa è un'attività che, se si riuscisse a portare a livello di comunicazione, che è il secondo pilastro su cui dobbiamo insistere, favorirebbe sicuramente il raggiungimento degli obiettivi. Basta copiare, per noi basta copiare, basta guardare al di là delle Alpi anche Malta, sinceramente, che fa meglio. Ed è sufficiente guardare cosa fanno all'estero, magari semplificando un pochettino quelle regole tardo-barocche che abbiamo attualmente per poter far sì che venga fatto il conferimento e non costringere il negoziante a compilare fogli su fogli, o noi a dichiarare anche le genie e lasciare una copia del nostro DNA per poter essere rintracciabili nel momento in cui abbiamo fatto il conferimento di un rifiuto. Effettivamente è più semplice, ci penso a buttarlo nel fosso, che non mi chiedono neanche il DNA. E quindi l'obiettivo che dobbiamo perseguire è sicuramente quello di cercare di aumentare i punti dove è possibile conferire, far sì che questi rifiuti vengano gestiti correttamente una volta che sono in possesso dei soggetti che sono dediti alla raccolta, e in questo caso sicuramente le aziende, i comuni si comportano in maniera corretta e riescono a offrire ai loro cittadini qualcosa di corretto quando riescono a avviarli al corretto flusso. E l'altro è quello della comunicazione. Comunicazione a due livelli, una comunicazione che serva a far sì che si capisca che sia in mano un rifiuto che si deve differenziare, e questa cosa non è ancora stata fatta. Nonostante ci fossero degli obblighi, che il legislatore avesse segnato degli obblighi, questa cosa non è mai stata fatta. E l'altra è investire anche su chi è nuovo, cioè sui bambini, su coloro che poi di questi oggetti sono assolutamente ormai dipendenti. E su questo è molto più facile, perché una volta che si crea questa cultura diventa piuttosto facile riuscire a far sì che si perpetui nel tempo, anche addirittura andando a estenderla ad altre tipologie di. Ecco, forse l'azione che dovremmo riuscire a fare tutti è proprio quello di favorire questi aspetti, e i tutti sono sicuramente a partire dal nostro legislatore. Noi cercheremo di fare questo, però chiaramente ognuno può fare la sua parte. Io con questo sono giusto. Grazie. Sono Claudi, c'è di te. Allora io vi volevo dire solo un pochino di
dire o sollevare o indicare solo quelle cosette. Facciamo solo un brevissimo passaggio sul ieri, sull'oggi e sul domani. Parlo di raccolta del rifiuto organico, l'avete visto qui nell'immagine, nella prima fotografia. Noi lavoriamo, io sono Massimo Centeno, direttore tecnico del consorzio di compostatori, le nostre 120 aziende lavorano per produrre, lavorano il materiale che sta di sopra fino a farlo arrivare al materiale che sta di sotto, al prodotto che sta di sotto, cioè al compost di qualità di cui oggi stamattina un po' qualcuno a Spiezzichimbo ne ha parlato. Premessa, sarebbe interessante lavorare anche sulla faccenda degli sprechi alimentari. Devo dire, e questo lo dico anche a nome e per conto del consorzio, solo apparentemente è come dire, in contraddizione, ma come tu mi vieni qui a parlare di ridurre gli sprechi alimentari, come siete i compostatori, non sono assolutamente in competizione. I miei ragazzi mi fanno più o meno un migliaio di messe logiche all'anno, cioè una messa logica significa andare a prendere l'umido del comune, si va a verificare cosa c'è nel sacchetto, un migliaio all'anno. Io non vedo, materiale ancora edibile, vedo tanti veramente scarti, quindi quando parliamo di sprechi alimentari sono tantissimi. Cominciamo a lavorare con la grande industria, cominciamo a lavorare con la grande distribuzione sui confezionati scaduti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non tanto sul rifiuto domestico dei 30 milioni più o meno di cittadini che fanno la raccolta dell'organico. Allora, dicevo, ieri perché? Perché siamo nel 2013, scusate, nel 1993, io ero testimone a Bellusco. È iniziata la prima raccolta strutturata dell'umido in Italia. Precedentemente erano state fatte le esperienze serdiane, c'è stata una anche stamattina a Galli, no? Aveva lavorato un po' su Rimini, sugli scarti della ristorazione collettiva, perché chiaramente la Rimini è importante. Però è dal 93 in poi, quindi diciamo siamo a 20 anni dall'inizio della raccolta dell'umido, tanto per intenderci. E qui ho segnato, ma chiaramente ci vorrebbe una mezz'oretta solo a parlare di questo. Ogni anno qualcosa è successo. Io ho segnato cosa è successo per ogni anno e, come dire, i gradini come si sono alzati, si è prodotta questa scala che adesso è arrivata a numeri molto alti. Numeri molto alti perché siamo più o meno, questo è il 2010, ma mi aggiorno, 2012 e anche 2013, siamo a 5 milioni di tonnellate di rifiuto organico prodotto, e vedete la parte verde rispetto alla parte rossa è la somma dell'umido verde. Quindi quando noi parliamo di rifiuto organico in generale intendiamo tutto ciò che è scarto organico cittadino, cioè urbano o non urbano. Quando però parliamo della maggior parte di questa torta, di questa fetta, allora vi dico che l'80% di questo rifiuto organico, di questo scarto organico, è costituito da umido verde. Quindi per forza dobbiamo parlare di umido verde, dobbiamo parlare delle raccolte differenziate che si fanno nei nostri comuni. Ed è un po' l'oggetto chiaramente di tutta la giornata. Anch'io sottolineo come Roberto Cavallo, perché anche noi facciamo da anni tutta una serie di verifiche chiaramente legate all'incidenza economica dell'introduzione della raccolta dell'umido nei vari comuni, e confermo la tesi dell'approccio sul chi abitante anno, sul euro abitante anno, non tanto sull'euro tonnellata, che ha veramente poco senso anche dal punto di vista poi del comune, che deve fare i conti sull'abitante più che sulla tonnellata. E questo ci dice, oggi non le ho portate perché non era l'oggetto, però ci dice che le raccolte dell'organico, chiaramente quando sono aggiuntive, incidono pesantemente; quando invece sono integrate nel sistema, di fatto
addirittura i costi vengono diminuiti. E in ogni caso, l'umido è sempre stato, l'umido e verde è sempre stata la frazione più difficile da differenziare, apparentemente difficile da organizzare come raccolta, poi da differenziare in casa, c'è una questione di abitudini. Però queste abitudini ormai sono abbastanza consolidate, questo dato del 2010, più o meno la torta è la stessa. Cioè in Italia questa è la torta della raccolta differenziata, cioè queste sono le varie frazioni monomateriali che si raccolgono separatamente nei nostri comuni. E vedete che la parte compostabile ormai è preponderante, andiamo verso il 40%, cioè il 40% di tutta la raccolta differenziata è l'umido più verde. Quindi, come dire, siamo in una fetta molto grossa. Se sommiamo il compostabile, quindi l'umido e il verde, la carta e il vetro, siamo a 3/4 del materiale monomateriale raccolto. Quindi 75% del materiale del monomateriale raccolto. Quindi questo per dirvi come la frazione umida e la frazione verde, ma soprattutto la frazione umida, vada a incidere su tutto il sistema delle raccolte. E le stime ci dicono questo: come vi dicevo, siamo 28 milioni, 30 milioni di cittadini che fanno la raccolta dell'umido, se si va verso i 60 milioni andiamo a raddoppiare i quantitativi, quindi passiamo da 5 milioni a 7-8 milioni di rifiuto organico, perché poi la 152 è chiarissima, per rifiuto organico si intende la somma dell'umido del verde di fatto. Eccolo qua, quindi cosa si va a compostare nei nostri impianti? Ripeto, per l'80% umido e verde, poi esistono anche un 11% di fanghi, un po' di agroindustria, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un po' l'oggi in termini numerici, che cosa si va a produrre di queste 4 milioni di tonnellate, cioè 5 milioni complessive, ma 4 milioni di umido e verde, si vanno a produrre circa 1 milione e 200 mila tonnellate di compost, che è, eccolo qua, lo vedete sulla destra, quindi in alto il verde, in basso gli scarti, l'umido domestico, e sulla destra tre ipotesi. Ma non per il grine di impiego, perché poi anche qui una delle ho viste nell'introduzione, ma c'è il mercato per il compost. Se uno va al supermercato e prende un terriccio qualsiasi di qualsiasi marca, lì dentro c'è compost, quindi alla fine questa è la risposta alla domanda se c'è mercato. Il mercato c'è, chiaramente essendo un prodotto va in competizione con gli altri fertilizzanti, e per venderlo bisogna entrare nel mercato dei fertilizzanti, come diceva stamattina Claudio Galli. Sì, è un po' un altro mestiere rispetto al mestiere del compostatore classico o addirittura della multi-utility, però la possibilità di fare mercato esiste, quindi per dare una risposta un po' a quella che era una domanda fatta nelle premesse. Quindi siamo arrivati ad una situazione veramente consolidata e senza un obbligo di raccolta differenziata, perché visto che è vero che c'è l'obbligo del 65%, così come c'era il decreto Ronchi, senza sanzione. Però senza organico non si raggiunge. Non si raggiunge. L'unica, come dire, non tante persone lo dicono, ma perché se uno mi dovesse fare la domanda perché esiste la raccolta dell'umido in Italia allora? Per l'infrazione legata ai RUB. Noi siamo a rischio di infrazione RUB, quindi per forza dobbiamo fare la raccolta differenziata, ma non è il codice ambientale che ci ha, non si fa la raccolta differenziata per il codice ambientale, si fa la raccolta differenziata per la direttiva di Ferrari, ok? Quindi che il filo urbanico degradabile devono essere sempre meno da portare in discarica. Non c'è un incentivo alla raccolta, quindi questo è un settore che non ha un sistema di incentivo alla raccolta, non ci sono sovvenzioni di impiego, non ci sono stati consorzi obbligatori o sistema CONAI equivalente, e non ci sono campagne comunicative integrate se non quelle organizzate dal singolo consorzio, la singola SPA, ex consorzio SPA, ora molti utili. Di fatto la conclusione è che è davvero un settore che si è costruito da solo e dico io, alla fine in economia di mercato, quindi l'umido si ritira a 70 euro perché 70 euro costa la trasformazione in compost, eccetera, eccetera. Andiamo a passaggio successivo, perché l'oggi si sta evolvendo in questi termini, e cioè si è
affiancata, vedete, sopra è il grafico che vi ho già fatto vedere, sotto è un grafico che è partito nel 2005, si è affiancato al compostaggio del rifiuto organico, la digestione anaerobica. Quindi anche qui siamo in un ambito territoriale in cui gli impianti adesso hanno messo la digestione anaerobica davanti al comprima del compostaggio, quindi si va a produrre energia, biogas, energia in cogenerazione e poi si va a produrre compost. Ci diceva Mario Grosso che una delle, anzi per quanto riguarda il gestore organico è la migliore. Poi sull'LCA io ho sempre veramente tanti dubbi, perché sull'LCA l'ho fatta ad Efra, l'ho fatta a Milano, l'ho fatta molto bene, però non c'è mai il calcolo di cosa sono se ne fa del liquido. Il problema di gestione, di gestire il liquido è enorme. Quindi in Inghilterra, in Gran Bretagna, il liquido lo utilizzano come fertilizzante, in Italia un rifiuto e quindi non può essere utilizzato come fertilizzante. Quindi anche lì l'LCA, dal mio punto di vista, cambia completamente se mettiamo anche l'energia che viene utilizzata per depurare di fatto il liquido. Quindi questa è una considerazione, però questo è già un sistema consolidato, quindi gli impianti si stanno affiancando alla digestione aerobica per via degli incentivi, ed è questa un'evoluzione tuttora in corso. Ecco qui, questo è un grafico un po' più esplicativo di cosa avviene, ma alla fine comunque il compost lo produco. Eccolo qua, con l'immagine dell'impianto di compostaggio in alto e sotto il digestore. Andiamo a vedere domani un po' la conclusione, diciamo, al di là di queste premesse chiacchierate, ognuna delle quali avrebbe meritato più approfondimento, ma io dico che domani, nel futuro, cosa dobbiamo aspettarci, quali sono gli elementi su cui si dovrà lavorare. Io vedo la qualità dell'organico, perché, e qui non so se c'è ancora Roberto Cavallo, anch'io, eccoti qua, anch'io sono stufo di sentir parlare di sistema stradale, porta a porta, anche dell'organico. A me mi metto, io ragiono al contrario, sono di pianto di compostaggio e dico, guardate, più pulito ve lo portate, meglio è. Poi che lo facciate in un modo, lo facciate in un altro, vedete voi, ok? Vedete voi, perché esistono sistemi anche con San Giovanni Persiceto, mi ricordo che c'è un liquido molto bello fatto in cassonetto. Normalmente è vero che statisticamente l'umido migliore è il porta a porta, perché c'è una personalizzazione del sistema, è indubbio. Noi facciamo, come dicevo prima, circa 1000 analisi virologiche di 1000 comuni all'anno, e sono 3-4 anni che le faccio, quindi ho una banca dati di 3000 comuni, quindi io ho un'idea ben precisa di qual è la pulizia del materiale. E attenzione, se l'umido va a compostaggio, la pulizia dell'umido è fondamentale. Se va a digestione anaerobica, di più. Di più, ok? Ogni punto percentuale di impurità nell'umido costa 2,5 euro. Quindi se noi abbiamo 5 punti percentuali, no? Andiamo a 12-13 euro a tonnellata come incidenza di pulizia del materiale, e si comincia a dare sui numeri, se andiamo sull'8, se andiamo dietro sul 10, siamo quasi fuori mercato. Secondo punto, l'effettivo recupero. Beh, qui molto interessante. Noi siamo in un settore dove effettivamente ci entra 100 e recuperiamo 97, tutto dipende dal punto precedente, ma siamo a numeri elevatissimi di effettivo recupero. E quindi, dato che si sente parlare di effettivo recupero, credo che il nostro settore è abbastanza in linea. La terza opzione è il biometano. Si va, come dicevo prima, verso una produzione integrata biogas e compost. Ora il biogas va alla cogenerazione per produrre energia elettrica. Credo che, ma ne sono abbastanza certo, il futuro delle nostre aziende sarà quello di andare a produrre biometano, e per le emissioni in rete e soprattutto per la nutrazione.
e questo è un lavoro che anche noi stiamo cominciando a fare in termini propositivi, perché chiaramente tutte le nostre aziende hanno a disposizione anche le flotte di raccolta, mezzi di trasporto pubblico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe veramente una chiusura del cerchio, oltre che logica, anche intelligente. Il quarto punto è l'efficienza energetica. L'efficienza energetica perché, io vi faccio un esempio, nella zona pianura padana sono aumentate, lo vedete, cioè se andate in autostrada o qualsiasi statale che fate, se vi girate vedete 1/2 di gestori agricoli, ok? Cosa sta succedendo? Sta succedendo che si coltiva il mais per mettere nel digestore e per avere lo 0,28 euro al kilowattora, che è un cifrone, Ma questo cosa ha causato? Ha causato, per esempio, l'aumento degli affitti dei terreni agricoli, ha causato zona Lombardia, Brescia, Bergamo, eccetera, eccetera, c'è stata una grandinata il 29 di luglio, ha spazzolato tutto il mais, stanno andando a comprare il mais a 50-70 euro a tonnellata da mettere nel digestore per produrre energia. Cioè siamo in overlooping, siamo in una situazione paradossale, dove si coltiva il mais per, non per l'alimentazione del bestiame, ma per produrre energia. Perché? Perché c'è un incentivo molto alto. Quindi dal mio punto di vista questa non è economia di mercato. Allora io dico, andiamo invece a lavorare su, diamo gli incentivi all'efficienza energetica, quindi dimostriamo di efficientare il sistema, se no diventano dei contributi veramente, come dire, non migliorativi del sistema stesso. L'ultima come dire, sollecitazione, provocazione è questa, che è un po' legata ai punti precedenti. Noi, tanto qui siamo a Ravenna, io mi ricordo che l'ARPA di Ravenna mi diceva qualche anno fa, guarda, nel 1975 i suoli della provincia di Ravenna avevano il 3,5% di sostanza organica del terreno, quindi una fertilità elevatissima. Okay? Adesso siamo sotto l'1%, che cosa vuol dire? Vuol dire che quel terreno lì ha perso il 70% della sua fertilità, quel terreno lì, non il singolo piazzamento, tutta la provincia di Ravenna. Tutta la provincia Servizio, tutta, diciamo, l'area interessata allo studio, che era più o meno tutta la provincia di Ravenna. Quindi nessuno si interessa del carbonio del suolo, eppure il compost è carbonio che va al suolo. Allora, se dobbiamo ragionare su incentivi di materia, oltre ai vari monomateriali, carta, plastica, eccetera, 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 perché non ragioniamo anche sull'accumulo di carbonio nel suolo? Questa è una preoccupazione molto grossa, ma il mestiere del compostatore è recuperare carbonio per il suolo. E attenzione, attenzione, se io aumentassi il carbonio del suolo dello 0,1%, andrei a mettere nel terreno il 100% delle emissioni di CO2 dell'intero paese, dello 0,1%. Quindi questa, secondo me, è una, questa e le altre sono alcune sollecitazioni che sarebbe bello, no? Renderle a discussioni su piani molto più alti della presentazione di oggi, ma io credo molto in questo fatto. L'ultima cosa che mi viene in mente è sempre legata alla digestione aerobica e all'incenerimento delle biomasse, di fatto, che è ancora peggiorativa. Cioè stiamo portando via ancora carbonio dal suolo, cioè non ci accorgiamo che il suolo è una miniera di carbonio, quindi CO2 eccetera eccetera, ma noi non stiamo portando via ancora di più incentivandolo. Quindi una delle sollecitazioni è: perché non ragioniamo invece di mettere carbonio nel suolo da sostanza organica e provare a individuare un meccanismo di incentivazione anche economica a questo carbonio? Grazie Massimo, una serie di considerazioni molto stimolanti. Lo volevo tranquillizzare che comunque a me è stata messa una istruttoria di 28 milioni per
non aver fatto la raccolta differenziata, quindi qualche sanzione c'è in Italia. Luca, nella scaletta capiato dell'ANCI, mi piacerebbe, anche un lapsus non fatto da me non casuale. Buongiorno a tutti. Luca Piazza del CONAI, porto i saluti del dottor Facciato, il direttore, che non è potuto intervenire. Io intervengo credo in fondo a questo interessante incontro sul zero waste. Volevo in questa occasione, saluto, sono un po' di imbarazzo perché non so mai se ribadire cos'è CONAI e quindi se ho di fronte comunque una platea che sa cos'è CONAI oppure no. In realtà poi abbiamo scoperto che tra gli stessi comuni, tanto per restare sul tema di ANCI, ancora oggi dopo tanto tempo la conoscenza di cos'è CONAI e di cosa faccia non è così diffusa come noi ci saremmo spiegati, probabilmente la colpa è anche nostra che non l'abbiamo saputo comunicare bene. Però insomma, un'occasione in più per dire due parole su CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi. In estrema sintesi è un consorzio privato che persegue però un obiettivo pubblico, un obiettivo comune, che è il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio. Fa questo mestiere utilizzando delle risorse economiche che provengono dai propri consorziati, quindi i produttori e gli utilizzatori di imballaggio, che sono in estrema sintesi l'intero sistema produttivo del paese Italia in questione, quindi tutte le aziende. Versano un contributo, adesso non mi dilungo nelle modalità con cui lo versano il cosiddetto contributo ambientale, che poi viene appunto utilizzato da CONAI per mettere in campo tutte quelle iniziative, quelle attività da CONAI insieme ai consorzi di filiera che sono Comieco, Coreba, Coreve, Rilegno, Cial e Ricrea. Si parla comunque solo di imballaggi. Metto insieme tutte quelle attività per garantire il raggiungimento di obiettivi di recupero e riciclo sui rifiuti di imballaggio, obiettivi che sono poi imposti dalla direttiva europea, ripresi dalla legislazione italiana. Fa tutto questo in un regime comunque di sussidiarietà. Il monte totale dei rifiuti di imballaggio che vanno a recupero e riciclo non sono portati a recupero e riciclo solo da CONAI, dal sistema CONAI, ed è giusto che sia così. Molti di questi materiali a recupero e riciclo ci vanno per conto loro, perché hanno un valore di mercato alla fine, diciamo, delle operazioni di recupero che è superiore ai costi che sono stati sostenuti per portare quella roba lì dallo stato di rifiuto allo stato di materia prima seconda, e quindi giustamente c'è qualcuno che lo fa di mestiere e a noi va benissimo. Il compito di CONAI è di intervenire su quelle quote in cui quel deficit, c'è invece un deficit di catena, cioè alla fine delle operazioni di recupero la materia prima seconda ha un valore di mercato che è inferiore a tutto quello che si è speso per portarla fino lì. Il compito del sistema è intervenire in queste situazioni, e tra l'altro intervenire in queste situazioni fino al raggiungimento degli obiettivi, come ho detto prima, di recupero e riciclo. Questo è un po' con quindi un consorzio privato che persegue un obiettivo pubblico. Lo strumento principale con cui opera il sistema consortile è l'accordo quadro ANCI-CONAI, perché prima appunto parlavo del regime di sussidiarietà, del non intervenire laddove i materiali a recupero ci vanno per conto loro. Una situazione questa che avviene più facilmente per i rifiuti di imballaggio cosiddetti industriali, vuoi perché sono selezionati all'origine, vuoi perché sono i maggiori quantitativi, eccetera, mentre sui rifiuti urbani, sui rifiuti di imballaggio da superficie pubblica, diciamo la cosa un po' più complicata, se non fosse altro perché appunto i rifiuti di imballaggio sono mischiati a tutti gli altri rifiuti, e quindi le operazioni di raccolta differenziata, di selezione di cerchia, appunto incrementano quel delta di costi che poi, come dicevo prima, va confrontato almeno in maniera ideale col costo, col valore che ha la materia prima e seconda alla fine di queste operazioni. Quindi, diciamo, l'ambito su cui è deputato a intervenire primariamente il sistema consortile è proprio quello dei rifiuti di imballaggio
da superficie pubblica, cioè i rifiuti urbani. Ecco perché c'è questo accordo già dal 99, peraltro era previsto per legge dall'allora decreto Ronchi, l'accordo quadro ANCI-CONAI, proprio l'accordo tra CONAI da un lato e rappresentanza delle aziende che devono dare il loro contributo per portare a recupero i rifiuti di imballaggio, e ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dall'altra. All'epoca i comuni avevano la piena privativa sulla gestione dei rifiuti urbani, oggi le cose sono un po' più complicate, però fondamentalmente è ancora così. Ecco perché la ragione di mettersi d'accordo. Questo accordo quadro ANCI-CONAI, l'accordo vigente è alla sua terza edizione, ma in realtà, come credo molti di voi sappiano, siamo alla vigilia, spero, almeno della quarta edizione, perché alla fine di quest'anno è appunto prevista la scadenza del vigente accordo, quindi dal 1 gennaio dell'anno prossimo ci sarà, ce lo spieghiamo tutti, il nuovo accordo. Quando dico ce lo spieghiamo tutti, nel senso che nelle precedenti edizioni poi la negoziazione in qualche caso si è prolungata, in qualche caso poi alcuni dettagli tecnici degli allegati tecnici sono arrivati dopo la scadenza, quindi si è, come dire, sempre un po' andati, ahimè, oltre la data di naturale scadenza dell'accordo. L'auspicio per quest'anno è quello invece di riuscire ad avere un accordo pienamente operativo già dal 1 gennaio. Ecco, una cosa che però ci tengo a dire è che qualora ciò non avvenisse, cioè qualora non fosse negoziato un nuovo accordo entro i tempi utili, il 1 gennaio 2014, le parti sono già d'accordo per una proroga automatica delle condizioni attuali fino al momento in cui appunto ci sarà il nuovo accordo, cosa che peraltro era avvenuta anche nell'edizione precedente. Ecco, poi cos'altro volevo aggiungere, al di là di dare delle anticipazioni, prevengo la domanda, ma io non sono in grado, se lo fossi non potrei neanche dare anticipazioni sul nuovo accordo, ma peraltro credo che la negoziazione degli allegati tecnici deve ancora entrare nel vivo, quindi proprio non ce ne sono. Credo più utile fare magari un bilancio velocissimo di quello che è stato l'attuale accordo, un accordo quadro che comunque ha confermato, come dire, la sua caratteristica di punto di riferimento per i comuni, nel senso che la diffusione delle convenzioni, che poi sono lo strumento attuativo dell'accordo, sono quello strumento attraverso il quale il comune, o direttamente o delegando un soggetto terzo, si avvale dell'accordo quadro, quindi conferisce i rifiuti di imballaggio raccolti al sistema consortile, al consorzio di filiera, e riceve da questo i corrispettivi previsti per il materiale consegnato, che vanno a coprire i maggiori oneri sostenuti per la raccolta differenziata. Questo lo fa attraverso, appunto, stipulando delle convenzioni con ciascuno dei 6 consorzi di filiera. La diffusione di queste convenzioni è davvero alta sul territorio, si va dal 97% della plastica fino al 71% del legno, che è un materiale, diciamo, il cui impatto in termini di raccolta comunque è, come dire, è meno importante, quindi questa è la ragione della minor diffusione. In mezzo c'è il 75% dei metalli, di acciaio e alluminio, e l'86-85% sia per Comieco che per Corele. Peraltro non è detto che laddove non ci siano le convenzioni non venga fatta la raccolta differenziata, assolutamente, per quello che dicevo prima, appunto il sistema opera in regime di sussidiarietà, anche l'accordo quadro è una possibilità per i comuni se trovano sul mercato qualcuno che gli garantisce un ritorno economico superiore a quello che sono i corrispettivi ANCI-CONAI, lo può fare. Anzi, alcuni allegati, mi riferisco in particolare a quello della carta, hanno proprio dei meccanismi che consentono, pur restando in convenzione, diciamo, di mettere sul mercato quota parte di quello che raccolgono. Tutto va, diciamo, previsto l'anno prima per esigenze di programmazione del consorzio, ma ecco, anche questo va a confermare poi il regime di sussidiarietà con cui opera l'accordo quadro. Quindi 97% dicevo la plastica, fino al 71% del legno. L'accordo ha concesso di intercettare oltre 3 milioni di tonnellate, 3.300 kilotonnellate, circa 64,4 kg cada uno. Anche qui dai 28 kg del vetro ai
18 della carta, gli 11 della plastica, sempre parlando di imballaggi, naturalmente la raccolta di carta è superiore, ma ha anche la cosiddetta frazione merceologica similare. Ed è un sistema che ha garantito ai comuni, il sistema dei comuni, ripeto, direttamente tramite la delega, circa 320 milioni di euro, nella stima per quanto riguarda il 2013. Un accordo, questo che si avvia alla conclusione, rispetto al quale noi abbiamo puntato molto sulla qualità, andando anche a inserire, è stato diciamo un tema molto dibattuto negli anni, in questi anni, le fasce di qualità con particolare riferimento alla plastica. Ecco, anche alla scadenza di questo accordo a me piace ricordare che innanzitutto l'inserimento delle fasce di qualità venne anche, come dire, accompagnato dalla garanzia universale di ritiro dei rifiuti, anche raggiunti gli obiettivi da parte di CONAI, cosa che è avvenuta, e comunque al di là di questo un inserimento delle fasce che obbediva a due principi fondamentalmente. Il primo era quello comunque di recepire dei miglioramenti della qualità che c'erano stati. Ad esempio la frazione estranea media per le raccolte di carta era già più bassa in media di quello che era il limite alla fine appunto del quinquennio precedente, quindi l'abbassamento dell'impiego di frazione estranea in parte era per recepire i miglioramenti che già si erano registrati e certamente in parte per stimolarne di nuovi, sempre in osservazione del fatto che la raccolta differenziata non deve essere considerato il fine ma il mezzo per raggiungere il vero obiettivo che è il successivo riciclo. Per quanto riguarda la raccolta della plastica, sono stati introdotti dei limiti certamente impegnativi, tra l'altro si è comunque tenuto conto delle difficoltà del territorio, tant'è che alcuni limiti che dovevano entrare in vigore già da luglio dell'anno scorso sono stati poi in realtà procrastinati in avanti, prima all'inizio di quest'anno, poi a luglio e adesso anche a ottobre. I nuovi limiti sulla frazione monomateriale, ad esempio, entreranno in vigore, lo ricordo, al 1° ottobre, avrebbero dovuto entrare in vigore, ripeto, già l'anno scorso, poi a luglio di quest'anno, sono stati via via spostati in avanti proprio per tenere conto anche delle difficoltà sul territorio, ma comunque anche per cercare di accompagnare le raccolte sempre verso una migliore qualità. Tra l'altro anche i dati di come si distribuiscono le raccolte di Corepra tra le varie fasce di qualità da questo punto di vista sono confortanti. Ad esempio per quanto riguarda la raccolta monomateriale, diciamo la percentuale di conferimenti in prima fascia dal 2010 al 2011 al 2012 è passata dal 28 al 32 al 37%. Quella in seconda fascia è sostanzialmente rimasta intorno al 5% e quella fuori specifica è rimasta intorno al 9% negli anni 2010-2011, nel 2012 si è quasi dimezzata perché è arrivata al 4,9%. Poi certamente qua insomma, il discorso andrebbe approfondito, magari non è direttamente dalla raccolta, però voglio dire alla fine il sistema comunque ha saputo sicuramente essere conforme a questa attenzione della qualità. Ecco, questo era un po' il discorso che volevo fare, adesso vedremo, lo vedrò anch'io cosa porterà il nuovo accordo. Ripeto, quello che mi sento di dire è l'auspicio che comunque venga sia pienamente operativo senza ritardi rispetto alla naturale scadenza. Grazie. Grazie a Luca Piatto. Tutti quelli che sono presenti qui conoscono le problematicità del prossimo accordo, quindi andiamo avanti. Adesso abbiamo la presentazione, secondo me, mi dispiace che siano rimasti in fondo, di due case industriali. E cominciamo con Giannini di Sogliano Ambiente. Buongiorno a tutti, sono Giovanni Giannini, direttore generale di Sogliano Ambiente. Mi sarebbe piaciuto collegarmi alla battuta del dottor Centemolo del CIC, che è finita facendo una polemica sulla questione dei nostri terreni privi di sostanza organica. La battuta sarebbe stata: non diamo incentivi e chiusa
il mais per fare l'energia, diamo incentivi a chi mette sostanza organica nei terreni per riequilibrare quello che è successo e che sta succedendo. Quello che io vi sto rappresentando è un modello impiantistico che nasce 20 anni fa come impianto di smaltimento, che però negli anni si trasforma in un impianto che oggi prevalentemente recupera e quello che non si può recuperare viene smaltito. Noi stiamo cercando di replicare questo modello impiantistico sulle regioni che sono in emergenza e quindi speriamo di avere successo e di poterlo replicare. Il modello sull'ambiente è un modello replicabile ed esportabile, è versatile, e per la gestione e la valutazione dei rifiuti. In pratica i rifiuti che arrivano vengono verificati e a seconda delle crisi che hanno vengono destinati agli impianti di recupero o di smaltimento. Per quanto riguarda gli impianti di recupero, gli impianti che sono in essere sono degli impianti che trasformano le raccolte differenziate in abbondante raccolta speciale, in questo caso umido, in abbondante agricolo, e invece selezionano le parti secche trasformando in materia recuperabile. Da dove inizia il corretto funzionamento della gestione dei rifiuti? Per noi la corretta gestione del rifiuto inizia dal trasporto, cioè dalle stazioni di trasporto all'impianto. E un corretto trasporto è controllato dai satellitari, da impianti satellitari che verificano che durante il trasporto di questi rifiuti non vi siano deviazioni, perché tutti noi sappiamo che un camion che trasporta circa 70 metri cubi di rifiuti può essere contaminato con due quintali di diluenti o di morti di vernici. Quindi la corretta gestione inizia con il controllo dei trasporti. Chiaramente i trasporti vengono fatti o su piani mobili, a seconda del rifiuto, o ad esempio la frazione organica umida viene fatta in vasche a tenuta. Abbiamo anche una flotta che si occupa di trasporto dei percolati. Il rifiuto arriva all'impianto e viene smistato all'impianto di accettazione. A seconda della tipologia del rifiuto viene destinato nei diversi impianti. La frazione umida, la raccolta differenziata, viene inviata a un impianto di digestione anaerobica. L'impianto di digestione anaerobica ha una superficie di 27.000 metri quadrati, ha una potenzialità di trattamento di circa 50.000 tonnellate annue. In termini di produzione, chiaramente coperto tutto in fotovoltaico, in termini di potenza ha motori installati per 900 kW da biogas e una potenza installata dei pannelli fotovoltaici pari a 700 kW. La raccolta differenziata organica arriva nell'impianto e il sacco di raccolta viene immediatamente rotto e la frazione vagliata. Dopo la vagliatura viene miscelata con la frazione strutturante che serve per immettere la sostanza nei digestori. Qui c'è una foto dove si vede che la frazione organica viene miscelata con l'inoculo. Questo è un impianto che ha la gestione anaerobica secco e quindi la frazione che è in arrivo deve essere mischiata al 50% con l'inoculo, che è materiale già digerito. La frazione organica, la digestione anaerobica viene per tre step. Il primo è dentro i digestori, dove viene la fermentazione e viene la produzione di gas che alimenta i motori. La seconda è dentro il biotunnel, dove viene insufflata aria calda da sotto per
avere la famosa igiene di trazione. Dentro i gestori ci rimangono 28 giorni, dentro il biotunnel di stabilizzazione viene asciugato 21-23 giorni, infine nell'area di compostaggio circa 38 giorni. Alla fine di questo processo si ha il famoso ammendante agricolo compost di qualità dopo una raffinazione. Questa è l'immagine del compost, questo è lo spandimento in agricoltura. E questi sono i motori alimentati dal processo di digestione aerobica. Nel caso di questo impianto, che ha un ingresso di 50.000 tonnellate di raccolta differenziata su base annua, c'è un esubero di gas riguardo al contratto con GSE. Quell'esubero di gas viene usato per alimentare la caldaia e fare il teleriscaldamento. Nel nostro caso andiamo a riscaldare 45 unità abitative che abbiamo circa 2 km di distanza. Invece la frazione secca arriva in un impianto dove può avvenire, a seconda delle caratteristiche del materiale, o una selezione manuale o una selezione meccanica. L'impianto ha una superficie di circa 14.000 metri quadrati, una potenzialità annua di materiale proveniente dalla raccolta differenziata pari a 40.000 tonnellate. Le frazioni che entrano sono legno, plastiche, e la selezione, come dicevo, può venire da due sistemi, o manuale o meccanica. Qui vediamo una foto di selezione meccanica e qua vediamo una foto della selezione manuale e meccanica. Il materiale alla fine, una volta selezionato, viene pressato e rimandato ai centri che trasformano in materia prima. Questa è un'immagine dei vari materiali e qui sono i prodotti finali, nuove bottiglie, cartoni, legno trussurato e teloni per l'agricoltura. Lo scarto di questa lavorazione può diventare un combustibile da rifiuto, quindi un CDR, e può essere inviato negli impianti idonei. Tutto quello che non può essere recuperato, per collegarmi al tema sprecato, quindi tutto quello che non può essere recuperato, quindi va smaltito, viene smaltito in discarica controllata e anche dalla discarica noi cerchiamo di ricavarne i benefici. Questa è un'immagine di coltivazione, i benefici che ricaviamo dalla discarica sono chiaramente l'estrazione del biogas e la produzione di energia elettrica. In questo caso alimentiamo circa 4 megawatt e quindi anche qui produciamo energia. Dalla discarica abbiamo un residuo che è un percolato e quando propagandiamo questo modello impiantistico lo propagandiamo perché è a circuito chiuso. Arrivano dei rifiuti, nulla esce, tutto viene trattato all'interno, quindi anche il percolato viene trattato all'interno di questo polo impiantistico e chiaramente da questo trattamento ne deriva un addensato che viene rimesso in discarica e ne deriva però anche durante il processo un solfato ammonico che viene riutilizzato in agricoltura come non stavolta ammendante ma come un vero concime. E questa è l'immagine del solfato armonico. Ecco, nel nostro modello impiantistico cerchiamo di sfruttare tutto quello che è prodotto all'interno della discarica ma anche fuori per produrre energia. L'immagine che vedete è l'immagine di un brevetto israeliano, si chiama ORC, che è alimentato e produce circa 200 kW sfruttando i fumi di scarico dei cogeneratori. Quindi captando i fumi di scarico dei cogeneratori, quei 4 MW, riusciamo ad alimentare questo sistema israeliano e a produrre altri 200 kW. Questa è un'altra immagine di questo brevetto, noi l'abbiamo installato da circa 3 anni e non fa discretamente. Tutte le superfici dei nostri impianti chiaramente sono coperte con pannelli fotovoltaici. L'ASA dell'ambiente ha anche realizzato degli impianti idroelettrici per la produzione di energia elettrica. Questa è un'immagine del tetto, questa è un'immagine della centrale idroelettrica, questa è un'altra centrale idroelettrica
e questo è il prototipo del polo integrato di Ginestreto, che parte dall'accelerare la situazione dei rifiuti, l'impianto per l'umido, l'impianto per secco, le scariche per quello che non può essere recuperabile, l'impianto di smaltimento e l'impianto di produzione di energia elettrica. Tre numeri, sono 350.000 tonnellate di rifiuti in ingresso, 30 milioni di chili di energia prodotti all'anno, 11 certificazioni che vanno da l'EMA alla certificazione per la sicurezza, 120 dipendenti e 15.000 tonnellate di compost all'anno che escono e vengono messi sul mercato. Secondo noi può essere un sistema replicabile nei territori che non sono ancora a posto con questi impianti. Stiamo ad esempio proponendoci alla Regione Lazio, pensate che la Regione Lazio avrebbe bisogno di 8 impianti come questi per poter gestire le loro 4.000 tonnellate giornaliere di rifiuti che vengono raccolti praticamente. Niente, la presentazione è finita qui, quindi vi ringrazio per l'attenzione. Case industriali con Pietro Navarotto. Sì. Grazie. Un secondo per caricare la. Visto che ci sono un paio di video, vi spiego un attimo chi sono e cosa faccio. Allora, mio nome è Pietro Navarotto e io mi occupo della filiale italiana di Stadler. Stadler è la ditta più grande, la ditta tedesca, che ha sede vicino alla Costanza, nel sud della Germania, ed è l'impresa europea più grande che dedica il suo tempo a produrre impianti per la selezione dei rifiuti. Quindi ha fatto solo quello negli ultimi 20 anni ed è la ditta che ha costruito gli impianti automatici più grandi d'Europa. Ci sono diversi esempi, oggi mi è stato chiesto, qui vi ringrazio per la possibilità diciamo, di raccontare due cose a livello didattico su come tecnicamente vengono selezionati i rifiuti. Oggi avete sentito tantissime belle presentazioni che hanno dedicato diciamo, giustamente lo sforzo nello spiegare il flusso dei materiali nel territorio italiano. Io vi spiegherò un attimo, quando si parla di tecnologie per la separazione dei rifiuti, di cosa stiamo parlando e di che tecnologie si possono oggi utilizzare. Per quanto riguarda vi parlerò di un paio di esempi che purtroppo non sono italiani, dico purtroppo perché a livello impiantistico sulla selezione di materiali l'Italia diciamo, non è per ora è ancora diciamo, un esempio al top degli esempi europei, però piano piano ci stiamo avvicinando. Per quanto riguarda la situazione italiana, per ora siamo diciamo, sicuramente non in una fase avanzata per quanto riguarda la selezione di materiali su RSU, quindi su materiale su rifiuto indifferenziato, mentre invece per quanto riguarda la raccolta differenziata sì che abbiamo comunque anche noi alcuni esempi, se non di eccellenza comunque. Adesso, scusate ma si è bloccato un attimo. Appena riesco a far partire la presentazione. In Italia per ora l'unico gruppo grande che sta investendo su impianti di selezione è il gruppo ERA. Stamattina avete sentito l'ingegner Galli che spiegava gli investimenti che hanno fatto negli ultimi 3 anni sugli impianti di selezione di materiali. Posso dire di essere, sono contento di poter dire che ha scelto proprio Stadler Italia come partner tecnologico per cui abbiamo costruito gli ultimi 3 impianti di selezione automatica dei materiali per il gruppo ERA e proprio a metà novembre costruiremo quello che Galli ha citato come l'impianto che verrà costruito a Bologna, che sarà l'impianto più avanzato di tutta Italia per, e spero insomma il prossimo anno o 2 anni a venire, che sarà costruito vicino a Bologna con 2 linee per la separazione automatica
dei materiali, sia da raccolta differenziata, diciamo, di plastiche, sia con una linea completamente indipendente dalla carta e cartone per la selezione di materiale disinchiostabile. Ok, finalmente partito. Allora, tipologie molto velocemente, non stiamo a spiegare cose che già sapete, dove possiamo intervenire con la raccolta, con la separazione automatica dei rifiuti. Possiamo intervenire su tutta la raccolta differenziata, sia di imballaggi plastici, sia per quanto riguarda la raccolta di differenziata di carta e cartone, vetro, sui rifiuti industriali assimilati all'urbano, cioè cosiddetti speciali, sia per i rifiuti solidi urbani. Un messaggio importante che voglio trasmettervi è che un impianto correttamente disegnato, un impianto quindi di separazione meccanica automatica, può lavorare su tutti questi tipi di materiali. Cioè, non esiste l'impianto che fa solo rifiuto solido urbano, solo plastiche, solo carta e cartone. Un impianto può lavorare su più turni trattando diversi tipi di materiali, che è proprio la filosofia che sta utilizzando adesso Era nei suoi, diciamo, moderni impianti. Che cosa possiamo separare in modo automatico? Le tipologie classiche di materiale che si possono separare sono il PET per diversi tipi di tipologie di colore, quindi i polimeri plastici tutti, il polietileno ad alta densità, a bassa densità, il polipropileno, il polistirene, il tetrapack, il ferro, l'alluminio, il legno, la carta e il cartone, che possiamo dividere tra carta, cartaccia, diciamo cosiddetta, il cartone che ha un valore economico più alto, e la carta disinchiostabile che ha ancora un valore ancora più alto. E poi possiamo ovviamente produrre del combustibile secondario. Come facciamo a dividere questo materiale? Poi lo vedrete molto meglio nei video, quindi su questo non mi dilungo eccessivamente. Comunque, vi basti sapere che gli impianti di selezione si basano tutti su una separazione per dimensione e per tipologia di forma, quindi bisogna cercare di dividere quello che è piccolo da quello che è grande. Quello che ha una dimensione intermedia va rivagliato e attraverso dei vagli balistici, quindi dei vagli che farò vedere un filmato, riusciamo a dividere il materiale che è tridimensionale da quello che è bidimensionale. Nel tridimensionale troviamo quelle che sono le bottiglie e i contenitori, diciamo proprio un corpo cavo, quindi può essere un tetrapack, una bottiglia, una scarpa, un osso, un prosciutto, dipende dal materiale che ci mettiamo sopra, mentre invece nel materiale bidimensionale trovate il film, la carta in cartone e i tessili. Adesso vediamo se riusciamo a far vedere che cos'è all'interno del giocattolo balistico. Speriamo che parta, se non parte, andiamo male. Ebbene, allora lo facciamo partire poi direttamente dalla presentazione. Vabbè, allora adesso poi comunque il filmato lo vado a riprendere perché era interessante far vedere quello mentre ve lo spiego. Comunque, la seconda parte importante della separazione, abbiamo detto separiamo tutto per dimensione, separiamo per tipologia di rifiuto, quindi tridimensionale e bidimensionale, e poi utilizziamo quello che la tecnologia moderna ci offre, cioè un separatore ottico. Un separatore ottico non è altro che uno scanner che è capace di leggere il materiale. Con questo scanner noi possiamo leggere la tipologia di materiale, quindi i materiali plastici, riconoscere se c'è della carta, del cartone, riconoscere carta e cartone, diciamo, colorati, le plastiche per colore, riconoscere il legno, riconoscere se il legno è pulito o sporco, quindi se ci sono delle pitture adese al legno. Questi tipi di macchine che vengono comunemente detti separatori ottici NIR, che sta per NIR infrared, che è, diciamo, la caratteristica della tecnologia che viene utilizzata, si possono ad oggi utilizzare anche per la frazione organica, quindi riconoscere una cosa, separare, diciamo, una mela o una pera da un sasso. Questo perché è utile? Perché negli impianti di compostaggio moderni, quelli quindi che cercano di produrre anche energia dalla frazione organica dal rifiuto indifferenziato, hanno ad oggi molti problemi per quanto riguarda i materiali che non sono organici, quindi non so, pezzi di vetro, pezzi di plastica che entrano nei digestori. Per impianti molto grandi e automatici questo crea diciamo, diversi problemi. Ci sono tecnologie ad oggi, che sono di recente sviluppo, che permettono di separare anche qualcosa di organico da quello che è inorganico. Queste ovviamente sono cose che sono già state installate in altri impianti in giro per l'Europa, e quindi la Spagna è senz'altro l'esempio più valido attualmente per quanto riguarda gli impianti di separazione di indifferenziati. Qui è solo per farvi vedere una lista di materiali che si possono separare con i separatori ottici, e adesso andiamo a separare almeno questo, se no ve lo prendo direttamente dalla... Ok, come si abbassa il volume? Thank you.
Vabbè, adesso c'è qualcuno qua che sa usare il computer? Magari? Ok. Questo è l'impianto di Biffa costruito a Manchester, questo è l'impianto che ha più o meno 5 anni. È un impianto, ve lo farò vedere, perché tratta un rifiuto particolare che in Italia esiste, ma non è così comune, cioè la raccolta è differenziata congiunta di carte cartone e plastiche. Questo è... non lo si può abbassare speriamo poi che riparte. Comunque, la raccolta congiunta delle plastiche e la carta e cartone. Questo è un tipo di raccolta che esiste soprattutto nel sud Italia, ma non ci sono impianti che separano in maniera automatica. Quindi questo è un esempio interessante perché è un impianto molto grande, con due linee che fanno ognuna 20 tonnellate ora. So che per voi lavorare magari su tonnellate ora non è facile perché è proprio un po' da impiantista. Comunque, fate conto che sono impianti che trattano... questi impianti in concreto all'anno può trattare fino a 100.000 tonnellate all'anno di raccolta differenziata. È un impianto molto grande che deve quindi mangiare tanto materiale e ha una serie però di apparati che permettono la separazione completamente automatica del materiale. Quindi ci sono separatori ottici, vagli di diverse forme, diversi tipi. Adesso vediamo un attimo se riusciamo a far partire la cosa senza la musica. Se no lo facciamo partire. Comunque intanto nel frattempo un paio di parole sulla raccolta differenziata che riceviamo noi degli impianti. Allora considerate che la raccolta differenziata comune, no? Questa è la famosa monomateriale, quindi materiale che è solo plastico, quindi noi tutti quando andiamo a buttare la nostra bottiglia di plastica, e materiale plastico con lattine, plastico con carta e cartone, oppure il materiale multimateriale pesante che è quello col vetro, che è la raccolta differenziata che si fa a Roma, che si fa anche in Toscana, che contiene parecchio vetro. In base alla tipologia del tipo di materiale noi possiamo intervenire con diversi tipi di macchine. Casomai facciamo un po' di toccare il materiale il meno possibile. Quindi una prima cosa è una vagliatura molto leggera, qui è fatto con un vaglio fingerscreen, quindi questo è un vaglio austriaco, che serve per togliere il materiale più grande, senza però mescolarlo troppo. Il materiale più grande è quello più ricco di cartone e carta. Come carta intendiamo sia la cartaccia, e quindi la carta disincestrabile e non, i pezzettini di cartone, e il cartone più grande, quindi diciamo l'imballaggio. Viene poi caricato una seconda macchina, che è un decartonatore. Il decartonatore è fatto da alcune pale che
vibrano e spingono il materiale sempre in avanti, il cartone che non cade nei buchi lo troviamo alla fine della macchina, mentre invece il materiale che diciamo viene cade fuori è quello che è ricco sia di carta normale, quindi carta cartaccia, carta incastrabile e cartoncino. Qui vedete un'immagine del cartone separato insieme a dei fogli plastici. Questa è una frazione a parte ingombrante che bisogna per forza poi trattare manualmente, cioè poi bisogna comunque mettere questo materiale all'interno di una cabina di cernita dove ci sarà poi un operatore che toglie il materiale più ingombrante, plastico diciamo, o la carta e cartone dipendendo da quello che è poi il titolare. Ok, vedete che in questo caso prendono il cartone e lasciano passare per andare avanti diciamo il plastico. Poi il materiale, quindi il sottovaglio di questo, del vaglio di questo separatore carta-cartone, va subito a un separatore ottico. Adesso vedrete perché cos'è un separatore ottico, premere almeno a far vedere alle persone che non hanno mai visto, magari visitato un impianto di queste dimensioni, che cos'è una separazione automatica oggi. Adesso magari non lo vediamo tutto perché magari vi annoiate, però era solo per farvi vedere un attimo che cos'è un impianto di separazione, cioè un insieme di valli, e che cosa si riesce a fare ad oggi in maniera automatica. Quindi questi sono i flussi di materiali che sono diciamo caduti all'interno dei fori del decartonatore. Questo è un separatore ottico, vedete uno scanner con la fine dell'ingegno d'aria compressa che separano in via automatica il materiale. Quindi c'è uno scanner che legge il materiale e dice al nostro trasportatore, noi si conosciamo la velocità, guarda, fra mezzo secondo ti passa un foglio di carta, soffialo. Lui dice l'ugello numero 42, soffia, e soffia esattamente sotto il tipo di materiale. Ovviamente per le tipologie di materiale tridimensionale e bidimensionale cambiano le efficienze del sistema di separazione, cioè è molto più facile separare un corpo carta di una bottiglia da un foglio di carta. Questo lo potete anche immaginare a logica, perché è più difficile diciamo riuscire a intercettare qualcosa che vola rispetto a qualcosa che non lo fa. In questo caso avete a destra, vedete c'era un buon materiale pulito, quindi una carta disinchiostrabile, e poi quello che rimaneva erano ancora delle plastiche, che poi vengono comunque rimandate alla separazione delle plastiche. Vi ricordate la prima macchina, quella che faceva materiale grande e piccolo? Ecco, quello che cadeva sono fondamentalmente il 90% delle bottiglie di plastica, quindi gli imballaggi plastici che non vanno insieme alla carta. Questi vengono vagliati, perché comunque va sempre tolta una parte di fine. Pensate che anche gli impianti nostri, Corella, quando chiede di pulire il materiale, vuole sempre del materiale che abbia comunque una percentuale di fine minore 40 mm, quindi questo va tolto. Il materiale fine poi passa per dei separatori magnetici che intercettano il possibile metallo che si trova all'interno del materiale fine, e poi per un separatore d'alluminio che tira via le lattine di alluminio dal flusso, in questo caso inferiore a 60 mm. Comunque ogni poi paese europeo ha le sue normative per quanto riguarda la dimensione dei vagli. Poi il materiale vagliato, piccolo, quindi intermedio, va a un separatore balistico. Adesso vi faccio vedere finalmente che cosa fa questo separatore balistico. Beh, questo è un altro sistema per il materiale fine, per togliere addirittura il vetro e le ceramiche. Se è inutile addentrarci, perché comunque c'è un po' di vetro ceramico in questi impianti, quindi c'è un sistema per l'aspirazione che fa anche quello. Comunque, il separatore balistico toglie il materiale bidimensionale, vedete che non ci sono le bottiglie, cioè il film e la carta e il cartone, ed è una macchina meccanica. Da questo flusso viene fatto passare attraverso altri separatori balistici che soffiano di nuovo la plastica, la carta e il cartone, e lo riuniscono poi in dei flussi unici che entrano poi alla cabina di selezione. Quindi tutti questi materiali vengono poi controllati in base alla qualità. E questo lo fa diciamo poi un essere umano. Però ci sono poche persone che lavorano con tanti con ogni linea fa 20 tonnellate ora, stiamo parlando di un impianto che ne fa 40 all'ora, 40 all'ora per due turni, conto che se siamo bravi lavoriamo 14 ore al giorno, sono veramente, stiamo parlando di quantità molto importanti di materiale. Volevo farvi vedere poi un altro, qui vedrete poi ci sono comunque, si continua diciamo poi la separazione automatica, sulle plastiche poi vengono selezionate le tipologie di polimeri, quindi si separa il PET dal PHD e così via. E un altro, molto velocemente così poi concludo, devo farvi vedere dove si può arrivare con la separazione automatica del materiale. Si può arrivare fino all'impianto, sempre costruito in Inghilterra, di AWS, di cui adesso vedete nel video due linee di trattamento, in realtà adesso è stata montata, abbiamo montato l'anno scorso
la terza linea del impianto che fa 150.000 tonnellate all'anno di plastiche da raccolta differenziata. Quindi stiamo parlando di un quantitativo molto molto elevato, un terzo di fatto delle plastiche da raccolta differenziata che in Italia finiscono in questo impianto. Questo è interessante perché l'impianto è l'unico impianto al mondo completamente automatico, cioè qui non c'è personale, o meglio c'è personale ma c'è personale solo di manutenzione, perché non c'è una cabina di selezione. Ci sono installati 32 separatori ottici che vanno una purezza dei materiali, 9 tipi di polimeri plastici diversi con una purezza del 99%. Ok, questa era una cosa che mi era chiesta, diciamo, da Giovanni e Mario di spiegarvi, diciamo, dove possiamo, la tecnologia dove può arrivare, no? Era anche un tema della giornata di oggi, e può arrivare molto avanti, bisogna vedere poi quanto, se questo conviene, no? Conviene spendere per 8 milioni di euro, che è quello che è costato questo impianto al cliente per separare in modo completamente automatico. Non sono, e parlo ovviamente non dell'impiantistica, parlo dell'impiantistica, cioè non del senza edificio. Comunque, il mix è sempre la stessa cosa. Separazioni balistiche, divisioni delle bottiglie da quello che rotola, da quello che non rotola, togliamo il fine per quello che vogliamo e poi passiamo a separatori ottici. I separatori ottici sono ormai non mille marche, ma ci sono decine di marche in Europa che si giocano, diciamo, l'esperienza, ognuno è più bravo a separare un tipo di materiale piuttosto che un altro. Se questi impianti li applichiamo all'RSU, e si applicano all'RSU, vi faccio un esempio molto importante, è l'ecoparco di Barcellona, che è sempre stato fatto da noi. È un impianto che separa 9 tipi di materiali diversi da RSU, completamente in modo completamente automatico. A Granada è partito l'anno scorso un altro impianto da 400.000 tonnellate all'anno di separazione automatica sempre su RSU. Stiamo montando a Waterbeach un altro impianto in Inghilterra ad oggi, che partirà il prossimo mese, con addirittura separatore raggi X per separare la materia organica da quello che organico non è. Quindi insomma si riescono a fare cose effettivamente molto molto interessanti. Concludo, volevo presentare un paio di numeri invece per quanto riguarda la realtà diciamo italiana. Magari vediamo se riusciamo a riaprire la cosa senza far partire però i video, perché sennò finiamo. Non ha detto quanto costa. Sì, sì, adesso lo dico, ci siamo adesso. Arriviamo, infatti, non fatto questa presentazione per spaventare, ovviamente, per dire adesso vedete qua. Ovviamente bisogna fare tutto in relazione, no? In Italia c'è bisogno di impianti di questo tipo, ma insomma questi sono impianti che sono fatti da gruppi mastodontici, che in Italia non esistono, perché in Italia non esistono i gruppi, la gestione dei rifiuti non è fatta dal privato come in Francia attraverso culture dell'Odiao Suezza, o come in Spagna dai gruppi CESPA, Ferroviale, Fomento delle Costruzioni, che sono gruppi molto grossi che si spartiscono di fatto ognuno ha il 30% del mercato di tutta la gestione dei rifiuti del paese, no? Quindi hanno dipartimenti tecnici, gestiscono 35 impianti. Diciamo che ERA, da questo punto di vista, è l'unica eccezione che c'è, infatti l'Italia gestisce più impianti, però non ci sono altre, ci sono, diciamo, imprese così grandi che gestiscono un gruppo così grande di rifiuti. Quindi in Italia bisogna applicare tecnologie diverse. Però in Italia si possono fare impianti più piccoli, ovviamente con una linea, sono impianti molto flessibili, adesso nel momento in cui riusciamo ad andare avanti. Sono impianti molto flessibili, pensate che adesso a Roma, per fare un esempio, l'anno scorso ho montato un impianto per il gruppo Porcarelli di Roma, un impianto capace di trattare 20 tonnellate ora di industriali di speciali e più o meno 6-7 tonnellate ora di plastica da raccolta differenziata, molto flessibile, a Roma vicino a Tivoli. Adesso questo è l'unico impianto insieme ai impianti di Soia Cecchini capace di trattare le RSU indifferenziate di Roma. Adesso sono 4 mesi che sto lavorando 3 turni sull'indifferenziato per recuperare materiale dall'indifferenziato e produrlo ovviamente CDR. Ecco, una cosa molto importante, impianti soprattutto su RSU, alla fine, diciamo, con questo scarto o va in discarica o produciamo combustibile. La cosa, diciamo, bella di questi tipi di impianti è che posso produrre combustibile di diversa qualità, perché il combustibile che io produco dalla frazione bidimensionale, che è ricca di carta e plastica e tessile, ha un potere calorifico e un contenuto in PVC completamente diverso dal materiale che posso ottenere da un RSU indifferenziato, che è poi portato, diciamo, a trituazione. Quindi posso riuscire a differenziare addirittura la qualità dei tipi di prodotti. E in Spagna si fa così tanto che i cementifici pagano, okay? Pagano alle aziende che hanno questi impianti il conferimento in cementificio nell'ordine di 20-25 euro tonnellata. Pagavano, perché adesso la Spagna, diciamo, come sapete, non è che sta costruendo molto. Per quanto riguarda questi impianti, cosa costano? Costano, non costano tanto.
un impianto per fare 3 tonnellate all'ora che possono utilizzare più o meno 6 persone, quindi sono impianti che poi dipende, diciamo, più io aumento l'automatizzazione all'interno dell'impianto, quindi più separatori ottici metto, più materiale posso fare, più mi costa, ma meno uso materiale, meno uso personale, quindi devo sempre giocare. Sono impianti che funzionano sempre con 6 persone, 8 persone, sia quelli che fanno 3 tonnellate all'ora che quelli che fanno 7-8 tonnellate all'ora, semplicemente quelli che ne fanno 7-8 hanno più separazione automatica. Si passa da impianti con investimenti da 500.000 euro, in cui non c'è neanche un separatore ottico. Poi non so se queste presentazioni poi verranno distribuite, avevo messo infatti un po' di schemi per far vedere cosa sono, diciamo, questi impianti. Comunque un impianto tipico che può essere diciamo, in Italia è quello con un separatore balistico e un separatore ottico che può essere utilizzato per separare le plastiche, per fare una raccolta differenziata, oppure la carta e cartone, quindi la cartaccia, no, dal cartone quando faccio carta e cartone, con l'inserimento, il semplice inserimento di fatto di un vaglio rotante per togliere la frazione minore di 90 mm, che lo stesso impianto, se costruito con un minimo di criteri, quindi cosa vuol dire utilizzare insomma, dei nastri un po' pesanti, utilizzare un tipo diciamo, di tecnologia robusta, può trattare il rifiuto indifferenziato. Quindi insomma, possiamo fare un impianto di tutta vagliatura con la separazione dell'indifferenziato. Per quanto riguarda il costo tonnellata, qui ho presentato un attimo una tabella sui costi di investimento su un impianto da 2,5 milioni che fa 6 tonnellate ora, su 2 turni stiamo parlando di un costo di gestione dell'impianto attorno ai 34 euro tonnellata, che su impianti automatici non è neanche tanto, quindi sono impianti che sono molto flessibili, si possono utilizzare su diversi tipi di prodotti e sono investimenti che vanno da 500 a 2 milioni di euro per trattare diciamo, un impianto che fa 20.000 tonnellate all'anno di plastiche e 30.000 all'anno di carta e cartone. Più o meno costa tra i 2 milioni e i 2 milioni e mezzo, dipendendo dal tipo di automatismo. Comunque sono impianti automatici che possono aiutare diciamo, a migliorare la qualità poi che viene conferita ai centri secondari e poi agli utilizzatori diciamo, finali di questi prodotti. Ho concluso, se avete domande. Grazie. Domanda. Grazie. Una domanda sul prato che ha detto. 34 tonnellate, 34 euro. Solo gestione o solo investimento? Considerando l'investimento di 2,4 in 7 anni, considerando il 4% di costo di uso annuale di questo investimento, che più o meno quello che noi sappiamo sono consolidati, e 8 persone che sono il 20% di sostituzione, quindi una cosa abbastanza. Cioè al netto dei costi di avvio di sovraglio di ricarico? Certo, assolutamente, non al netto, solo diciamo la macchina, e considerando ovviamente il consumo energetico, che se uno non produce combustibile derivato è molto basso, cioè un impianto capace di trattare 20.000 tonnellate di plastica all'anno consuma, cioè ha installati più o meno 150 kg, stiamo parlando di cose, alla fine sono i nastri che girano, cioè i vali hanno non so, dei consumi da 10 a 20 kW, separatori ottici, ovviamente zero. Quindi sono impianti che anche a livello energetico stanno in piedi abbastanza bene. Se uno invece vuole produrre combustibile, a questo punto bisogna di trituratori molto potenti, questi sono molto energivori. Insomma. Sì, è un tema complesso. Adesso non c'è Roberto Cavallo, quando ironizzano raccolta porta a porta, raccolta stradale, questo tipo di impianti aprono un fronte sulla valutazione economica di certi investimenti e di certe metodologie di raccolta molto complessa, di difficile poi il confronto pubblico, insomma, quando il tema della raccolta del monomateriale del vetro, che adesso sembra un dogma, alcune riflessioni sugli investimenti industriali che si possono fare spostano almeno il tema, diciamo questo è la riflessione e l'interesse che si può fare. Ultima domanda che aveva preparato Sunseri era sui sistemi di regolazione. Io chiederei ai tre che sono alle tre che sono. Io ho Andrea Cotti, Lorenzo Perri e Andrea Zuppiroli di venire qui perché affrontiamo un tema importante e sono tre casi, come dire, unici in Italia, quindi
per chi come me gira l'Italia non sapendo chi è il regolatore, almeno in queste due regioni di cui parliamo oggi il regolatore si sa chi è ed è stato definito. Poi come si sta comportando a strade diverse, però insomma nel caso della Toscana, ho visto proprio oggi nella rassegna stampa che ieri è stato presentato da un punto di vista un soggetto istituzionale che ha vinto la gara del lato sud, esiste almeno un, e la riflessione che noi volevamo fare è, che chiederei poi a loro tre, è quanto il sistema di regolazione ha effetti sul ragionamento che faceva anche Contò stamattina dell'innovazione, cioè un regolatore intelligente, oltre a occuparsi del sistema di regolazione e del sistema di finanziamento, è in grado di stimolare processi di innovazione in tutte le fasi del ciclo. Questo è, noi abbiamo sempre sostenuto che questo è possibile aggregando. Questa delle aggregazioni è corretto o non è corretto come ragionamento? Io, secondo per anni me ne sono occupato, ho molti dubbi, avendo poi visto realtà territoriali molto diverse, il centro, il nord, il caso del Veneto, dove Priule è la dimostrazione di un sistema che ha dei livelli di efficienza altissimi, avendo visto il caso emiliano, e il disastro del Mezzogiorno. Quindi l'idea di questa ultima riflessione della giornata era: i sistemi di regolazione possono favorire i processi di innovazione. Scelta di chi inizia, secondo me, giusto. Buon pomeriggio, mi presento, io sono Tupiroli, regione Emilia Romagna. La domanda è bella difficile a mio avviso, nel senso che da un punto di vista strettamente teorico probabilmente la risposta potrebbe essere sì. Occorrono tutta una serie di, diciamo, situazioni a mio avviso virtuose. Provo un po' a sviluppare il tema. Intanto sul processo di aggregazione anch'io non sono certissimo, diciamo così, nel senso che l'elemento dimensionale e anche di aggregazione nel settore dei rifiuti non è così chiaro, nel senso che diciamo il ciclo dei rifiuti può essere scomposto in molti modi e una regolazione troppo rigida rischia di impedire o rendere molto difficili delle soluzioni che magari invece sono efficienti sia dal punto di vista del risultato che dal punto di vista economico. Ed è molto difficile mettere assieme gli elementi regolatori con quelli, diciamo, quelli regolatori tradizionali, quindi di regolazione di servizio ed economica, con quelli regolatori, tra virgolette, normativi. In Italia abbiamo alcuni problemi peculiari che non aiutano il regolatore. Il primo è una bulimia legislativa continua e soprattutto non coerente con se. Faccio qualche esempio. Un conto è costruire una pianificazione d'ambito, poi i miei due colleghi che sono direttori d'ato avranno da dire di più, che potrebbe dare una mano da questo punto di vista se bilanciata bene. Pari pari il tema si può riflettere nella pianificazione regionale sulla gestione dei rifiuti prevista dal 152, che a seconda di come si interpreta essere una cosa limitante, come no, e come invece una generazione di opportunità di miglioramento e di efficientamento. Faccio un esempio, semplicemente passare da un sistema a TIA, nel quale ci sono alcune leve
utilizzare un sistema TARES, anche al di là che ci stiamo tornando sopra tutti i giorni, non ultimo l'articolo 5 del DL 102, non so chi ha avuto la voglia di leggerselo, non si capisce cosa voglia dire, a mio avviso, perché sembra di capire che o si può fare tutto o non si può fare niente, no? Se non si sa bene come interpretarlo. No? Fa un po' ridere, ma quando l'ho letto mi sono posto esattamente questa domanda. Per esempio, questa mattina abbiamo visto proprio l'intervento Priula che ha mostrato un sistema particolarmente efficiente che si reggeva però molto, da quello che si capisce, che utilizzava una leva importantissima che è quella della corrispettività e della misurabilità. In teoria, se si guarda la normativa nazionale sulla TARES, la corrispettività è ben difficile da applicare, a meno di non forzare particolarmente la legge. Il mitico comma 29 che ha introdotto la TARES, che parla di misurazione puntuale, no? Non si sa bene cosa sia, detta così. Esatto. Sì, pesarli non si sa bene se in peso, in volume, qual è il soggetto da misurare, diciamo che lascia tutto in mano al regolatore, il quale però è in un sistema giuridico dove non ha proprio una possibilità di d'azione così chiara come il regolatore, per esempio. In Italia noi abbiamo un sistema giuridico che tende a dettagliare ogni cosa tendenzialmente e che quindi il regolatore sopperisca o integri chiaramente è una necessità, ma spesso è una necessità che può essere agita solo in modo molto disuguale, a macchia di leopardo e spesso generando potenziali contenziosi che poi alla fine peggiorano la situazione. Quindi, bella domanda, per quanto mi riguarda rispondo con un ma. Rispondo con un ma, nel senso che sicuramente la regolazione può. Il vero punto è che come la regolazione viene esercitata è uno scenario, un terreno di movimento che cambia continuamente. Tanto per banalizzare, non ci dovremmo dimenticare che l'EATO, non più di 2 anni fa, poco più, è uscita una norma che le aboliva e costringeva le regioni a ricostituirle. E insomma, anche questo non è che sia una... non è che sia una cosa particolarmente. L'altro elemento è che la normativa carica molto la mano su due aspetti, o la calcata, diciamo così, su due aspetti che sono importanti ma che non è detto che siano fondamentali, quantomeno avrebbe dedicato altrettanto spazio ad altri problemi, che sono le modalità di affidamento e l'assetto societario dei soggetti che dovrebbero giocare nella gestione dei rifiuti. Se la normativa ci fosse stata una riflessione altrettanto ampia su altri aspetti, secondo me sarebbe stato positivo. Faccio qualche esempio. Emiliano Romagnolo. La regione Emilia Romagna ha creato un nuovo ente di regolazione che è ATESIR, che è una specie di atto regionale dove però in Emilia Romagna non è mai stato posto l'obbligo, per esempio, della gestione unica, anzi può essere separata anche verticalmente, oltre che territorialmente, a parte questo ha adottato, se vogliamo, un approccio minimalista.
senso che si è constatato alcune problematiche e si è provato a integrare questi buchi per dare un minimo di omogeneità dei comportamenti e di certezza dei comportamenti regolatori con della normativa regionale di sorveglianza. I buchi, banalmente, ma ribadisco, siamo in un'ottica minimalista, non di massimi sistemi, sono stati sostanzialmente quelli del come tratto la regolazione dell'impiantistica privata, quindi ormai c'è impiantistica, c'è numerosa impiantistica privata, a destinazione mista, quindi che tratta sia rifiuto urbano che rifiuto speciale, in un contesto normativo sul, e sul tema lo dicevamo sostanzialmente. I 158 questo aspetto non l'ho fatto. Ancorché il Cash Italia, invece, il DL1 del 2012 lo prevede personalmente. E quindi è stata semplicemente realizzata una normativa regolatoria che dà una serie di criteri per costruire la parte di tariffa che riguarda il trattamento dei rifiuti urbani conferiti a questi impianti. Questa era una cosa che mancava e che poteva generare o problemi applicativi da parte dell'ATO che avrebbe dovuto costruirsela, perché comunque se non c'è te la devi inventare, e quindi ha tolto, diciamo, ha dato un po' più forza al regolatore, nel senso che ha sgravato una serie di problemi interpretativi. Poi è chiaro, se lo Stato genererà la normativa a riguardo, la normativa regionale sarà cedevole. Lo stesso vale per esempio per la situazione rendicontazione, cioè cosa si rende conta, cosa si deve rendicontare per regolare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Noi prima avevamo 9 ATO e avevamo 9 rendicontazioni diverse non comparabili tra loro. E questo è un problema. Un'ultima cosa. E praticamente la regione su questo settore non è intervenuta ulteriormente, oltre a fare l'altro regionale, quindi a definire la governance di livello alto. Qui stiamo invece in un'elaborazione di livello più di dettaglio, anche se sempre di cornice, diciamo così, quindi in mezzo c'è comunque anche un grande campo di manovra. È stata che cosa si fa con le con le discariche di gestione. Perché di nuovo ci sono 2000 situazioni possibili e non esistono criteri. Ci sono discariche private, discariche pubbliche, discariche che hanno gestito rifiuti urbani per un certo periodo, poi speciali per un altro, poi urbani per un altro, oppure tutti e due. Ci sono discariche col fondo accantonato, senza il fondo accantonato, con un fondo insufficiente, che hanno bisogno comunque di periodi più lunghi dei 30 anni, perché hanno insomma tutta questa tutta questa serie di problemi regolatori. Però come vediamo l'approccio per ora quantomeno è stato abbastanza minimalista, nel senso che non si è andati ad intaccare o a delineare politiche o agevolare o forzare o indirizzare un miglioramento o un efficientamento specifico, si è andato semplicemente a intervenire su materie che semplicemente facilitano la gestione del sistema. Io mi presento, sono Andrea Corti, sono direttore del lato rifiuti Toscana Sud, quello a cui veniva accennato, lato è, diciamo, autorità dal 2012,
2012, costituita nel 2012, abbiamo bandito una gara e gli effetti sono quelli che dicevate, nella segna stampa oggi compare la creazione di un elemento aggregato, un unico gestore per la gestione ad esito della gara, diciamo, che noi abbiamo bandito, e quindi degli effetti della vittoria della gara da parte di un ATI, della costituzione di un'azienda che raggrupperà come diciamo, un bacino di utenza circa 900.000 abitanti e gestirà il servizio in 103 comuni, dal 1 gennaio 2015 in 109 comuni, perché nel frattempo la legge regionale ci ha assegnato anche il bacino piombinese, quindi lavoreremo come regolatori su Piombino, lavorerà il gestore 6 su Piombino. Detto, riprendo la domanda del regolatore innovatore e intelligente, mi sembra che sì, bisogna avere anche leggi intelligenti per poter essere intelligenti, ed oggi l'innovazione più nel cercare di districarsi tra le leggi piuttosto di pensare veramente a innovare. Insomma, io vengo dal mondo della ricerca e quindi molto spesso è difficile applicare concetti di innovazione tipici della ricerca dentro un contesto piuttosto è veramente una ricerca di soluzioni giornaliere alla tematica. Ne aggiungo due, all'analisi già veniva fatta da tutti i piloti e poi vado oltre a dire quello che abbiamo cercato di fare, non per dire che la soluzione è intelligente, ma diciamo quella soluzione che ci siamo immaginati e che ci stiamo immaginando. Innovativa perché unica in Italia. Innovativa sicuramente, funzionale non lo so, vediamo, intelligente sicuramente lo vedremo dopo. Noi abbiamo un profilo di, lavoriamo con leggi, e veniva detto prima come si modificano, noi siamo testimoni, siamo partiti in una gara che prevedeva la TIA, si andava in TIA2, poi ci siamo fermati perché a un certo punto era la TARES, quindi diciamo, siamo figli di queste discrasie tipiche e di questi colpi di vento. Rilevo che nei sedimentati di legislazione fra nazionale e regionale, noi in Toscana, soprattutto in Toscana, operiamo con legge nazionale, piano regionale, piano provinciale, è difficile già districarsi nel trovare una sintesi tra le varie tematiche. Poi abbiamo un appendice, mi piace sempre ricordare, il regolamento di igiene urbana in capo al singolo comune, che incide in maniera pesante sull'organizzazione del servizio, perché se il comune domani mi dice che l'ingombrante lo si raccoglie su un albero, io dovrei organizzare un servizio di raccolta sugli alberi dell'ingombrante, ancorché abbia operato ai sensi di leggi, piani, contropiani, bandi di gara e quant'altro. Quindi la materia è complessa e credo faremo tardi e ci piangeremo forse addosso ad elencare tutte le difficoltà giornaliere nel senso anche prospetti. Tema aggregazioni. Io credo che l'aggregazione non sia una condizione necessaria e sufficiente, forse lo è necessaria a certe condizioni. Parlo del caso nostro toscano, che è un caso di forte diciamo frammentazione. Sotto certe condizioni l'aggregazione è una condizione necessaria, e dico perché il nostro territorio, parlo dell'area toscana, dove i precedenti gestori non avevano le condizioni benché minime per fare tutte quelle cose che anche oggi sono state rappresentate, non avevano le basi diciamo di certezza d'affidamento, non avevano la base soprattutto anche di capacità di investimento, e quindi tutto quello che si è fatto in maniera molto estemporanea e molto spesso compulsiva, quindi lo testimonia il ritardo sulla raccolta differenziata dei territori della Toscana Sud, lo testimonia la frammentazione degli investimenti sugli impianti, lo testimonia l'estrema variabilità dei prezzi d'accesso agli impianti di cui oggi siamo testimoni. Fare una gara vuol dire portare a pulito tutta una serie di vicende, lo testimonia il montante di crediti TIA che le gestioni passate hanno lasciato in collo ai vecchi gestori, perché questo è un'incapacità in qualche modo relazionale tra un gestore e i proprietari pubblici, in qualche modo sul gestore operano sull'accantonamento rischio crediti, operano in vari modi.